Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento con il canale YouTube Le Ali del Bruco. Questa sera siamo in compagnia della nostra amica Mirella, che non ve la presento più perché ormai è parte integrante, la straconoscete bene. Non è che posso stare tutte le sere a parlare di Mirella, tanto ormai è di casa, anzi è lei la padrona di casa. Ve la passo così, ci presenta lei l'ospite della serata. Ciao Mirella, buonasera, come Ciao stai? Francesco, bene, bene. Con chi sei in compagnia questa sera? Chi allora, ci hai portato? Stasera abbiamo un amico nuovo che viene per la prima volta sul nostro canale ed è uno psicologo, è un ipnologo, si chiama Vincenzo D'Amato. Diciamo che è cugino, perché le sue origini credo siano salernitane, vive a Milano da tanti anni e stasera ci racconta le sue storie. Vincenzo D'Amato ha scritto vari libri, ma stasera noi siamo qui per parlare, per partire, per prendere spunto da questo suo ultimo lavoro che si chiama Storie di Abduction, la mia storia tra ipnosi e alieni. Vincenzo D'Amato è tra i pochi in questo momento professionisti in Italia che lavora con l'ipnosi per i casi di rapimenti alieni. Noi di Abduction ne abbiamo parlato, comunque il canale è abilitato a raccontare di ufologia e quant'altro. Poi ne abbiamo parlato anche a Messina, perché abbiamo avuto più volte ospite graditissimo Corrado Malanga, quindi è qualcosa che ci affascina. Questo libro è un racconto, è sotto forma di romanzo, è un viaggio che si trasforma, un viaggio su un aereo di linea, un viaggio di piacere che si trasforma in un'avventura fantascientifica. L'aereo si trasforma in questo wormhole, cioè che cos'è il wormhole? È un tunnel spazio-temporale e lì iniziano le storie di Vincenzo D'Amato tra realtà e romanzo. Vincenzo, buonasera. Buonasera Mirella, grazie dell'ospitalità, grazie Francesco, è un piacere essere con voi stasera. Allora, per me grazie a te di essere venuto, di aver accettato il nostro invito. Mirella è sempre, insomma, quindi sul pezzo, e ci propone ospiti che per il nostro format, per gli argomenti che trattiamo, sono sempre assolutamente graditi e in linea. E allora, grazie. Io tra l'altro, tu sai perché ce l'eravamo detti oggi pomeriggio, ci siamo incrociati perché abbiamo un amico comune con cui abbiamo fatto dei lavori. E lo salutiamo, cogliamo l'occasione per salutarlo, anche perché voglio anticipare agli amici del canale che ci seguono che tornerà a trovarci in febbraio a Nistarzak. Di cui io tra l'altro ho visto, l'ho cominciato a conoscere perché tu avevi fatto un bellissimo lavoro insieme a lui, eri stato insieme a lui in una piramide e avevate fatto là un girato molto bello, insomma avevo imparato a conoscerti in quell'occasione. Poi quando Mirella me l'ha proposto, ho detto sì, perfetto, così ci possiamo incrociare anche sul nostro format. Bene, allora a te. Il caso di Anisse anche nel libro, quindi ne ho parlato, abbiamo fatto delle belle cose insieme. Poi ne parleremo meglio, approfondiremo questa cosa. Sì, perché Vincenzo racconta, tu racconti Vincenzo nel libro vari viaggi interessantissimi. Io non l'ho letto tutto perché il libro mi è arrivato ieri, però sono già a buon punto e mi ha appassionato. Quindi intanto Vincenzo, come nasce? Io ho dimenticato di dire che tu sei anche membro del comitato tecnico scientifico del FUI, Federazione Ufologica Italiana, quindi insomma sei dentro l'ambiente dell'ufologia importante, sei impegnato nello studio, nella ricerca costante. Ma come nasce da psicologo questa tua passione, insomma questa tua strada verso l'ufologia e verso soprattutto i casi di abduction, che sono molto interessanti e che approfondiremo nella serata, perché ti voglio domandare tante cose. Certo. Beh, un percorso molto particolare, molto articolato e soprattutto molto apparentemente strano, anche se sappiamo bene che nulla accade per caso e quindi ciò che arriva è già predestinato. Io ho un passato un po' particolare perché vengo dal mondo della comunicazione visiva, la comunicazione
artistica, sono tenore al Conservatorio di Salerno, laurea in scenografia e fotografia, due studi fotografici, un'agenzia di spettacolo, e poi inizio un percorso di studi nella comunicazione verbale e non verbale per poi arrivare alla laurea in psicologia. E dopo la laurea una scelta: continuare nel percorso nazionale di abilitazione o specializzarmi in quella che era la mia passione, l'ipnosi all'estero. Scelgo la seconda, faccio questa specializzazione all'estero ed è un percorso che non è mai terminato, un percorso di studi che continua tutt'oggi, perché nel mondo dell'ipnosi è una costante e continua ricerca, non hai mai una verità, un'unica verità, e non hai mai sicuramente raggiunto, diciamo, la conoscenza, perché la conoscenza è sempre poca in confronto a ciò che davvero poi è l'universo che ci circonda. La parte invece che riguarda le abduction arriva ancora una volta per caso, quando già mi occupavo di ipnosi, già stavo facendo una serie di lavori online, quindi divulgavo, eccetera, e racconto sempre questo caso perché è un caso davvero particolare, l'ho raccontato anche nel libro in maniera dettagliata. Mi contatta una persona che mi chiede aiuto per una problematica vissuta qualche anno prima e della quale non era mai riuscita a parlare con nessuno. Questa problematica, apparentemente strana, perché all'epoca ero appassionato di ufologia, ma non avevo competenze nel settore, non mi ero mai approcciato in maniera scientifica e da ricercatore, quindi in maniera professionale a questo campo. Certo. Comunque mi racconta la sua storia molto particolare, mi racconta che una notte pensa di aver sognato di essere stata portata fuori dalla sua stanza, di essere stata portata su questa nave, di aver vissuto un rapporto, costretta a questo rapporto con questo essere, e dopodiché la mattina si sveglia con una serie di, parte emozioni strane, particolari, ma con qualche macchiolina di sangue addosso, qualche segno un po' particolare, e questa cosa nel tempo l'aveva un po' tralasciata, no? Perché pensi che sia stato un brutto sogno, lo abbandoni lì. Il bello inizia quando dopo qualche mese, circa due, il ciclo non le arriva, e siccome era separata da 3 anni, non aveva rapporti con l'altro sesso, questa cosa le sembrava un po' strana. Quindi parla con la madre e chiede di andare a fare una visita, va dal medico per fare un controllo, ma preoccupata per lo stato di salute, non per altro. Il medico fa la visita e le dice: complimenti signorina, lei è in attesa, incinta. Cioè, dice: dottore, sta scherzando, assolutamente impossibile, non ho rapporti da 3 anni, sono qui non perché temevo di aspettare, di essere incinta, ma semplicemente perché per la mia salute pensavo ci fosse qualche problema perché il ciclo mi è sempre stato regolare. E il medico insiste: signora, no, le assicuro, facciamo un'ecografia. Fanno un'ecografia, presenti lei, la madre e il medico, e effettivamente era in attesa e le forme non erano per nulla normali. Adesso lasciamo stare, cioè il racconto era particolare, io onestamente non ci ho creduto perché, ripeto, deontologicamente aiuti una persona indipendentemente dal tuo credo, ma era per me la prima volta che sentivo parlare, attenzione, da una cliente, perché poi ne senti tanti in giro, ma come tutti un po' all'inizio danno tutto per scontato e fondamentalmente si va a collocare questo tipo di storie all'interno di un discorso di fantasia. Comunque le do una mano, l'aiuto, lei dopo qualche mese tra l'altro sta molto meglio, dopo qualche anno si fidanza, si sposa, torna tutto alla normalità e questo caso non è mai più stato toccato perché la fanno chiaramente abortire immediatamente. Voi immaginate una ragazza di un piccolo paesino, cosa, immaginate la scena, no? La figlia di, lo conoscevano tutti, il papà è rimasta incinta dagli alieni. Che cosa sarebbe successo in quella famiglia? Quindi chiaramente si fa in modo di non parlarne più, lei porta dentro questo dolore, questo trauma per anni, però ne viene fuori tutto ok. Apparentemente era un caso arrivato per caso, scusate il gioco di parole, ma dopo qualche tempo, pochissimo, me ne iniziano ad arrivare tantissimi. Eppure non avevo mai parlato di questo tema in diretta, perché fondamentalmente non era il mio settore, quindi parlavo di altro. Nonostante tutto mi arrivano altri casi. In contemporanea iniziano ad arrivare conoscenze non volute, perché mi presentano persone che lavorano in questo mondo da anni, uno di questi con quale siamo diventati cari amici, il dottor Gennaro Pepe di Benevento, che erano all'epoca 24 anni, che si occupava di abduction, psicologo, medico, psicoterapeuta, eccetera, col quale iniziai anche a confrontarmi, erano i primi casi per me. E di lì in poi è stato un percorso in cui ho dovuto decidere, perché quando ti approcci a qualcosa per lavoro devi farlo in maniera professionale, e quindi iniziai a studiare in maniera importante sia il mondo dell'ufologia, ma anche il mondo delle abduction, con diciamo i grandi della storia, partendo da John Mac, Rapiti, un tomo che è la Bibbia per gli ufologi, e quindi ho approfondito in maniera importante questo settore fino poi a,
relazionare a conferenze anche importanti, entrare nel mondo dell'ufologia, diciamo, di un certo livello, la Federazione Ufologica Italiana, casi, ricerche, eccetera, eccetera. E l'anno scorso ho sentito, è arrivato proprio come se fosse canalizzato, l'esigenza di scrivere, perché già 2 anni fa avevo iniziato a buttare giù qualcosa, poi ebbi un periodo un po' particolare, una malattia che mi ha tenuto bloccato per un po', era rimasto lì un inizio, 2 pagine, e non ne avevo mai più toccato quel foglio. Dopo un po', però, ripeto, una mattina mi sono svegliato e mi è arrivato proprio questo messaggio. E ho iniziato a scrivere. In 15 giorni ho buttato giù il libro raccontando in maniera romanzata, come tu accennavi prima, solo per non ledere il libero arbitrio e soprattutto per non ledere nessun tipo di concetto, cioè ognuno resta della sua ideologia, non devo convincere nessuno, per far sì che tutti possano leggere. Poi, come dico nella premessa, alla fine della lettura dirai se hai letto un libro di fantasia, di fantascienza o una storia che contiene una particolare verità. Ho buttato giù in 15 giorni tutto, revisione, eccetera, eccetera, copertina, edizione, via, sul mercato, ed è venuto fuori davvero come se mi arrivassero i concetti, perché racconto storie vere, realmente vissute con i miei clienti, allego anche le foto, prove fotografiche di quello che è successo, però dall'altra parte le racconto appunto come un romanzo, come una storia, proprio per permettere a chiunque di leggere e tirare le sue conclusioni. Sì, hai detto un paio di cose interessanti, oltretutto che nessuno di noi ha la verità in mano, siamo qui a presentare delle esperienze, a raccontarci, a raccontare delle esperienze, poi ognuno di noi con il suo libero arbitrio, con la sua intuizione spirituale, col suo discernimento sentirà, per cui questo è importante. Il tema delle abduction, Vincenzo, è scottante perché tu sai, penso che sai che io mi occupo di medianità. E, mi ha sempre un po' scombussolato, però il fatto che le abduction sono dolorose, cioè si toccano veramente. Si tocca la parte intima, personale, degli individui e vengono veramente toccati nel profondo, vengono, lasciami passare il termine, violentati, nel senso di psicologicamente violentati. Infatti hanno comunque delle remore a raccontarsi e a raccontare, perché temono di essere presi per matti, temono insomma varie cose, poi penso che si è toccati. Perché secondo te questo? Cioè, se la medianità ci parla di un mondo dell'oltre dove c'è comunque accoglienza, amore, dove si sta bene, perché esistono e ci parla anche di un pianeta Terra, scuola, diciamo che è il pianeta più scomodo per certi versi, più pesante, dove facciamo un'esperienza anche dolorosa, ci scontriamo con la morte, con il dolore fisico, con il dolore morale. Perché le abduction ci parlano di dolore? Tu ti sei incontrato solo con questo oppure hai avuto anche dei contatti più tranquilli, più sereni, ecco. Allora, il mito da sfatare è che gli alieni sono buoni o che gli alieni sono cattivi. Perché? Come dicevamo prima, l'abbiamo precisato più volte, nessuno ha la verità. Noi possiamo parlare delle esperienze, non solo le nostre, non solo le mie, ma quelle dei ricercatori a livello internazionale che lavorano su questo tema da anni ormai. Il punto è, la Terra è un piccolo pianeta che fa parte di un sistema solare, che fa parte di una galassia e fa parte di 2.400 miliardi di galassie, che sono solo quelle riconosciute dalle attrezzature che l'essere umano ha. Quindi dove siamo arrivati è il minimo. Perché? Perché qualcuno dice che le galassie siano infinite. Ora, chiaramente, noi il nostro punto di vista lo viviamo in maniera duale: il bene, il male, il buono, il cattivo. Ovviamente, però, anche questo è un punto di vista. Se consideriamo quello che sulla Terra esiste, come funziona, possiamo allargare lo sguardo a livello universale. L'essere umano utilizza l'animaletto per lavorare in laboratorio, per fare sperimentazioni. Dal punto di vista del criceto, l'essere umano è cattivo; dal punto di vista dell'essere umano, il criceto è finalizzato a quella che è la ricerca per salvare vite. Premetto che io sono contrario alla vivisezione, quindi chiaramente ho il mio punto di vista. Poi l'essere umano uccide altre vite, gli animali, per cibarsi. Giusto?
giusto o sbagliato, vegetariani, carnivori, è vero o non è vero, è un dato oggettivo. Se questo è vero a livello globale, dal punto di vista della visione umana terrena, allargando lo sguardo a livello universale, se davvero, come nella Bibbia è scritto, dalle prime traduzioni di Biblino, esistono oltre 400.000 razze, esistono quelle buone e quelle meno buone. Infatti, io provocatoriamente all'inizio del libro dico, ogni anno 7 persone su 10 vivono esperienze di abduction, ma non ne sono consapevoli. È provocatorio perché la realtà non è 7 su 10 vivono un abduction. 7 su 10 vivono un contatto con entità, energie, esseri non umani. E questa è la verità. Andiamo a selezionare, andiamo a comprendere, andiamo a capire quali sono queste entità. Dal contatto a livello sensitivo alla medianità, a quello che è un contatto con energie che non sono, diciamo, riconoscibili con i nostri sensi, ma percepibili con i sensi che sono oltre quello che noi conosciamo. Sappiamo bene che vediamo da A a B, ma al di sotto e al di sopra abbiamo delle gamme che non percepiamo con i nostri sensi, ma ci sono. È certezza ormai, il nostro dito uguale, perché quindi non deve essere possibile che noi siamo immersi in entità, in emozioni, energie, esseri che non riusciamo a percepire? È normale se allarghiamo un po' lo sguardo. Esistono quindi razze che ci contattano per cose positive, vediamo il caso Siracusa, contattato per anni con messaggi di pace, di luce per allertare i potenti. Nel evitare di utilizzare le armi nucleari, eccetera, eccetera. Il caso Amicizia, dove per anni hanno lavorato per aiutare quel gruppo a crescere, a generare l'amore universale, l'uredda, eccetera, eccetera. I casi in cui c'è un vero rapimento. Il rapimento può avvenire su due, diciamo, piani: su un piano eterico, dove il corpo è lì, nel posto in cui si trova, ma è soltanto la parte eterica, il corpo eterico che si sposta o che ha un contatto. Oppure addirittura, quindi il vero e proprio rapimento, la vera abduction, dove è il corpo che è spostato da quel luogo e viene portato, trasportato in un altro luogo in maniera involontaria, perché non è mai permesso, posso entrare, vieni con me. Assolutamente no. Ma noi non chiediamo al topolino da laboratorio, vuoi venire con me, vuoi fare da cavia? Quindi anche lì, mettiamoci nei panni, cioè nella visione di chi dall'altra parte sta usando noi per varie motivazioni, tra cui la sperimentazione. Quali sono le motivazioni per le quali veniamo a contatto con queste razze? Sono varie. Abbiamo, per esempio, la semplice sperimentazione, quindi veniamo utilizzati per capire, perché studiano gli esseri umani e studiano l'habitat, l'ambiente, le modalità di vita degli esseri umani per comprendere, per capire. E quindi non fanno altro che portare esseri umani in un altro luogo, analizzarli, inserire sonde, prelevare sangue, prelevare campioni, eccetera, eccetera, eccetera. Oppure, per esempio, utilizzare gli esseri umani per l'ibridazione o per la procreazione. Ci sono razze che ormai non riescono più nel loro futuro, visto che siamo in un tempo circolare, non lineare. Noi lo viviamo in maniera lineare per la nostra esigenza, ma se iniziamo a comprendere che il tempo non esiste, presente, passato e futuro sono nello stesso punto e quindi i nostri antenati e la nostra evoluzione hanno capacità, visto che si sono evoluti ed hanno, diciamo, appreso, compreso, imparato alcune cose, hanno capacità di tornare indietro senza nessun tipo di problema. E siccome nel futuro hanno perso la capacità di riprodursi per inquinamento, radiazioni, eccetera, eccetera, per poter continuare a procreare, tornano indietro nel tempo da esseri che a livello proprio, diciamo, di DNA sono compatibili, siamo i loro antenati. E vengono ad utilizzare il seme e gli ovuli degli esseri umani e quindi loro vanno avanti con la loro evoluzione. Oppure l'ibridazione per la razza perfetta, perché nel tempo è vero che hanno acquisito intelligenza, capacità, tecnologia, ma hanno perso quel qualcosa che solo gli umani su questa terra, in questo pianeta palestra, come tu lo chiamavi, ancora hanno, cioè emozioni, sentimenti, e la parte animica, ok? Quindi tornano indietro perché? Perché fondamentalmente utilizzando noi insieme a loro, quindi hanno delle capacità di tipo diverso, l'obiettivo è raggiungere quella razza perfetta mettendo insieme queste capacità, queste caratteristiche. Ma non chiedono il permesso, per loro sono sperimentazioni, quindi non verranno mai a chiedere a noi se vogliamo o non vogliamo.
normalmente cancellano l'esperienza, perché ovviamente non fanno in modo che tu possa ricordare. Perché allora il trauma? E beh, qui entriamo in gioco con una spiegazione, questa volta tecnico-scientifica, perché fondamentalmente io vedo tanto, sento tanto parlare di questi argomenti, però non sento mai parlarne in maniera oggettiva e dare i perché in maniera semplice, però, perché non dobbiamo usare concetti molto complessi. La semplicità arriva dal fatto che l'essere umano vive in onde beta, cioè noi produciamo delle onde con il nostro cervello in una fase cognitiva normale, come stiamo facendo ora, stiamo parlando. E quindi abbiamo una velocità, una frequenza del nostro cervello che appunto vibra nelle onde beta. Nel momento in cui abbassiamo questa velocità, quindi quando ci rilassiamo, andiamo in alfa in meditazione, andiamo in teta in ipnosi, andiamo in delta nel sonno. E quindi quando abbassiamo le nostre onde, il nostro cervello che cosa fa? Si connette con l'inconscio. Come fa a connettersi? La connessione si apre quando la ghiandola pineale produce una sostanza che è la dimetiltriptamina, DMT, che apre questa connessione. Adesso di notte ci sta, perché io mi collego in automatico, ogni notte abbasso le onde, vado in quello stato, apro questa connessione, però quello che di notte vivo non sempre lo ricordo. E può capitare che qualche scena vissuta di notte torna, la persona si sveglia la mattina, gli incubi, i sogni, che non sono tali, ma sono solo una connessione che porta a rivivere delle scene già vissute. Poi i segni addosso, quindi mi sveglio la mattina e mi ritrovo con un segnetto, con un livido, con una macchiolina di sangue, con un segno più particolare. E iniziano quindi quelli che sono i pensieri, il turbamento, inizio ad andare in quel loop, no? Poi di giorno iniziano ad arrivare i flash. Abbiamo sentito parlare spessissimo dei flash. Di giorno mi arrivano delle scene. Perché arrivano queste scene? Quando arrivano queste scene? Arrivano quando vado sotto stress per la mia quotidianità. In stato di stress, il nostro organismo produce degli ormoni, adrenalina, noradrenalina, si chiamano catecolamine. Le catecolamine sono quegli ormoni che superano la barriera protettiva della ghiandola pineale, che normalmente è molto indifesa, e superandola, quella scarica permette alla pineale di buttare giù una scarica chiaramente di DMT. Cose di millesimi di secondo, quella scarica però apre quella connessione e mi risale una scena, il flash. Il flash non è altro che una scena che la mia mente razionale ha cancellato perché memorizza per frame, per un concetto semplicissimo, difenderci per non impazzire da tutti i milioni di stimoli che costantemente arrivano. Il nostro cervello decodifica 7 più o meno 2 informazioni contemporaneamente, non di più, per proteggerci e archivia solo ciò che ritiene necessario alla sopravvivenza. L'inconscio no, l'inconscio percepisce tutto in maniera inconsapevole, archivia tutto senza discernere bene dal male, verità da bugia, e rimane tutto lì. Quindi, se io vivo una scena su un'astronave, mi inserisco una sonda dai genitali e questa sonda mi fa anche del male, mi cancellano la scena, non la ricorderò razionalmente, ma quando arriva questo flash, questa scena risale. E quindi il sogno, i segni, la scena che risale, inconsapevolmente so che sto vivendo qualcosa di particolare. È lì che iniziano a venire fuori i ricordi. A volte sono nitidi. A volte ricordo tutto, a volte non ricordo nulla, sono solo questi flash e la paura di parlare mi fa ancorare sempre di più questo trauma, questo dolore, questo turbamento. Fino a che non prendo il coraggio a due mani, trovo un professionista con cui confrontarmi, ne parlo e si inizia a scavare. E lì entra in gioco l'ipnosi, perché è un mezzo potentissimo per poter arrivare ad aprire quella connessione volontariamente, in questo caso perché mettiamo la pineale in condizioni di aprire la connessione e andare in quel contenitore senza spazio e senza tempo dove tutto è contenuto, andare a capire cosa è successo veramente. Analizzando quindi le scene, comprendendo cosa è accaduto, destrutturandole, ristrutturandole, aiutando la persona a recuperare quelle risorse che già ha per venirne fuori e superare quel momento, guardando anche il rovescio della medaglia, perché dietro ogni esperienza negativa, anche un abduction dolorosa, c'è un'esperienza positiva perché all'addotto sempre portano, lasciano qualcosa di positivo. E qui potremmo approfondire eventualmente, c'è Anis in linea che mette un suo commento. Sì, Se guardiamo, infatti. analizziamo il caso di Anis, è uno di questi. Anis dal giorno, lo posso dire perché mi ha autorizzato, ha scritto nel libro, abbiamo discusso, da quando ha iniziato l'esperienza di abduction, da non parlare neanche la sua lingua con problematiche importanti, inizia a parlare 3 lingue, canalizza 30 libri. Cioè, chi gli ha dato queste potenzialità? Non le ha apprese
queste potenzialità sono arrivate grazie a quel contatto che da un lato magari è doloroso, ma dall'altro ha lasciato un qualcosa di importante perché migliorano gli esseri con i quali hanno a che fare. Ok, giusto. Infatti qua nel libro Vincenzo scrive appunto che la ragione sarebbe una problematica correlata alla prosecuzione della loro specie oppure per il miglioramento della razza, aggiungendo alle loro potenzialità l'animo umana. E poi parla della gestazione che dura pochi mesi, insomma racconta molto. A un certo punto tu però entri in una storia molto bella, cioè tu parti per la Bosnia, Sì. Vincenzo. Questa è una bella storia per sommi cavi, perché poi insomma chi vorrà approfondirà con il libro, però ci sono tante energie forti in questo luogo dove tu fai questo viaggio straordinario. Con queste poi sfere Vincenzo, fighe. prima di rispondere, abbassa un pochino cioè un po' troppo la testa tagliata, vedi? Sei un po' troppo alto, abbassa un pochino. Ecco, Un troppo. troppo, Meglio? perfetto, perfetto. Ok, va Ok, benissimo, benissimo. ottimo, eccezionale, benissimo, ottimo così. Allora, io ho sempre viaggiato tanto, soprattutto per la ricerca, perché mi piace girare il mondo, faccio boh, 10, 12, 11 viaggi all'anno. Molti di questi viaggi sono appunto finalizzati alla ricerca nel mondo appunto del paranormale, dell'ufologia, dell'ipnosi stessa, eccetera. Questa avventura della Bosnia è stata un'avventura, anche quella arriva per caso, ma non è mai per caso, perché stavo trattando una persona da circa 6 mesi con esperienze importanti di rapimenti alieni e si sentiva fortemente attratta da queste zone. Parlo con dei colleghi che mi propongono di andare in quelle zone, organizziamo il tutto, partiamo io, un collega, una mia amica che ha capacità telepatiche e questa persona, che è questa ragazza che ha vissuto queste esperienze dove da 6 mesi stavamo lavorando e ci avviamo in questo luogo magico. Ed arriviamo la prima sera appunto a Zawidowicz, dove ci sono queste sfere che stiamo vedendo. La prima immagine appunto era l'immagine dove siamo arrivati a proprio la prima tappa e non ci aspettavamo di arrivare lì perché fondamentalmente era prevista per il giorno successivo. Queste sfere che vedete, la grandezza è immensa, sono strutturate, costituite da materiali che ancora non si è capito da dove arrivino, perché non hanno nulla a che vedere con il nostro pianeta. Infatti sono semi biologiche, quando si sfaldano poi si ricostruiscono da sole, si rigenerano particolarissime e sono cariche di energia, un'energia davvero forte e potente. Siamo arrivati lì, abbiamo immediatamente visto questa sfera enorme. E lì ho azzardato a fare una cosa, a iniziare una prima ipnosi, perché ho visto che le due ragazze si avvicinavano alle sfere e immediatamente iniziavano ad entrare in uno stato particolare. Ho fatto questa cosa, ho azzardato, e purtroppo mi sono dovuto ricredere perché immediatamente è partita una trance profondissima con la rivivificazione di alcune scene di rapimento, proprio del rapimento stesso, molto doloroso. Infatti c'è un video che non ho lanciato, non vi ho dato perché non è il caso di far vedere di pochi minuti, dove eravamo io e il collega abbastanza grandi, non riuscivamo a tenerla ferma perché in quel momento in cui stava vivendo quella scena scalciava in una maniera importante, eravamo sul bordo del ruscello, rischiavamo anche di farci male. Abbiamo bloccato tutto, abbiamo cenato, è successo di tutto, non sto qui a raccontarvi i dettagli, e il giorno dopo abbiamo iniziato questa sessione, come vedete, dove appunto hanno sentito, hanno percepito che sotto ci fossero altre sfere. Ci siamo posti in questo luogo particolarissimo a livello energetico, ho indotto una trance, come potete vedere dal video, in maniera fascinativa con lo sguardo, in pochissimi secondi è entrata in uno stato profondissimo. Ok, nel momento in cui è entrata in questo stato abbiamo iniziato a scavare. Questa sessione è durata quasi 2 ore e mezza praticamente ed è venuto fuori di tutto, perché abbiamo recuperato le scene vissute, le abbiamo destrutturate per far sì che potesse cambiare il senso di quelle scene, che potesse viverle in maniera diversa, che potesse eliminare quegli ancoraggi negativi di dolore vissuti in quel momento, ma non solo quelli, perché erano correlate poi ad un excursus molto importante. In questo caso ci sono stati due parti in realtà alieni, però ripeto, poi nel libro è tutto dettagliatamente descritto, non voglio Certo, annoiarvi certo, con i certo. particolari. Dopo qualche ora abbiamo finalmente finito e da quel giorno in poi questa persona è stata meglio. C'erano tentativi di suicidio, c'erano le cose molto molto profonde e particolari e siamo riusciti a recuperare, a ristrutturare in maniera completa.
doti importanti che si sono comunque esasperate, si sono accentuate, capacità medianiche di telepatia. E poi l'avventura è continuata perché dalle sfere di Zavidovici ci siamo spostati poi a Visoko. A Visoko c'è stato un evento molto particolare, un'esperienza molto particolare, perché parlavamo di rapimento di tipo eterico, no? Siamo andati la sera a cena e le due ragazze che vedete, io non ho chiaroveggenza, io al massimo quando ci sono energie strane inizio a sentire i brividi e dove ho i brividi, quello è il lato in cui si stanno avvicinando. Loro invece, vedendo ciò che stava accadendo, mi raccontavano passo passo. Una delle due mi dice: questa notte non dormiremo, andiamo in camera, andiamo a dormire. Dico: ma perché? Ti posso garantire che non dormiremo. Andiamo a dormire, la mattina ci svegliamo, io dormo senza nessun tipo di problema. Mi raccontano spesso che sono uscito, sono andato, che ho visitato, ma io non ricordo mai nulla. Ho capito anche il motivo il perché non ricordo nulla. Comunque, andiamo a fare colazione e mi dice questa ragazza, una delle due: ma stanotte non hai sentito nulla? No, assolutamente, perché? Ti faccio vedere una cosa. Scopre il gomito ed era tutto lacerato. Il ginocchio tutto lacerato e nella schiena un livido che era grande quanto un pallone da calcio più o meno. E ho detto: scusa, ma che è successo? Ha detto: guarda, sono stata portata via, ma ero nel letto, di lì non mi sono mossa, solo a livello eterico. E mi ha raccontato cosa è accaduto. Quindi c'è stato un grosso scontro importante e ne portava addosso i segni. Quindi, nonostante fosse stata un'esperienza di tipo eterico, quindi il corpo era in quel letto, in quella stanza, di lì non si è mosso, il corpo fisico portava con sé le memorie di quella che era l'esperienza energetica. È la stessa cosa di quando in ipnosi il paziente che è sul lettino rivive un caso di impiccagione e gli viene fuori il segno della corda sul collo ora, nel qui ed ora. Ma l'impiccagione l'ha vissuta nel 1800, in un'altra vita. Come fa il corpo a tirar fuori il segno? Perché l'esperienza energetica vive una memoria anche di tipo fisico. E quindi se la vivo con questo corpo rivive quella memoria e quindi tira fuori anche i segni, non solo la vivificazione a livello emozionale, sentimentale, dal punto di vista del dolore, del piacere, ma anche dal punto di vista del ricordo, quindi la memoria vera e propria di tipo fisico. E quindi lì niente, ho dovuto prendere atto del fatto che quella notte è successo qualcosa di particolare. È stata un'esperienza bellissima perché poi abbiamo visitato i tunnel di Ravne, delle energie straordinarie, quelle piramidi che sono ancora più antiche di quelle egizie, sono datate dalla scienza in maniera errata, ma effettivamente dalle ricerche fatte dagli studiosi non ufficiali ci sono circa 45.000 anni nella costruzione, perché non sono mucchi di terra come qualcuno vuole far credere. Ci sono delle stratificazioni di lastre messe una sopra l'altra. E al centro c'è un collante che non ha nulla a che vedere con le malte che costruiamo oggi. Dopo migliaia di anni, quella malta non è riconducibile a materiale esistente. Quindi è stata un'esperienza strana, particolare, profonda. Nei tunnel abbiamo fatto delle ipnosi, abbiamo canalizzato, abbiamo vissuto delle esperienze energetiche forti, importanti. E tra l'altro abbiamo anche vissuto sulla nostra pelle quanto quelle energie potessero cambiare fisicamente il nostro corpo. Siamo entrati con un test prima di entrare sull'aura, sull'energia, sullo stress che dava dei valori. Siamo usciti dopo un'ora e mezza dai tunnel, l'aura si era totalmente ricomposta e rigenerata e i valori energetici si erano modificati e i valori dello stress si erano abbassati. Infatti, in quei tunnel ci sono dei megaliti straordinari, si fa ricostruzione, rigenerazione del DNA. Per ricostruire denti, gengive, capelli, ossa, eccetera, eccetera. Non ne parlano, non se ne parla, non se ne parlerà mai, perché anzi, si fa ostruzionismo. Quando i ricercatori parlano di queste cose, si mette il bastone tra le ruote. Sì. No, tra l'altro Insomma, ci sono sì, sulle interessante. Sì, vai, piramidi, vai. no, stavo dicendo che sulle piramidi della Bosnia, le piramidi di Visoko, sono state fatte. Vincenzo lo sa benissimo, sono state effettuate tutta una serie di misure sulle onde a bassa frequenza che vengono fuori, insomma, che raggiungono il picco proprio sulla cima della piramide, ma provengono da qualche struttura che è collocata molto in profondità. E sono lo Sì. stesso tipo di frequenza che generalmente oggi usano i sommergibili per
comunicare con posti lontani. Non, cioè queste frequenze sono state misurate, rinvenute, sono là, è possibile fare gli studi, devono ancora continuare a fare gli studi, solo che insomma, i posti sono sempre meno accessibili, insomma, non vengono rilasciati molti permessi per ampliare questi Ma approfondimenti, il problema è per proprio questo, Francesco, perché allora sulla piramide del Sole, che è la più grande, c'è questo fascio di luce proprio al centro, un punto ben preciso, che parte dalla Terra più profonda e va in alto, non si sa dove arrivi, ed è un tunnel, un canale di luce che porta informazioni verso l'alto, quindi ascendente. Luce che, energia che rigenera, è potentissima perché se ne sentono gli effetti. Più in là, sul tumulo, che è un'altra struttura a forma piramidale, ma non è una piramide vera e propria, ci sono due fasci di luce, uno lineare ascendente ed uno a spirale, cioè questa spirale di luce che sale. Misurata anche quella, quindi diciamo, non si può dire che non esiste, perché gli strumenti misurano quelle energie. E abbiamo visto con delle canalizzazioni fatte con queste due persone sulla piramide alcuni dettagli. Dettagli che inconsapevolmente hanno tirato fuori e che erano già stati tirati fuori da altre persone, altri studiosi russi, per esempio, perché lì ci sono andati medium sensitivi, canalizzatori, eccetera, eccetera. Abbiamo visto come queste piramidi siano state create. E infatti c'era una scena dove c'erano tutte queste piccole navette che dalla nave madre scendevano con a bordo i gregari, quindi piccoli omini meccanici, che in assenza di gravità muovevano questi lastroni e in pochissime ore hanno messo su questa piramide, questo cumulo, e all'interno sono stati collocati dei meccanismi appunto di ricezione, immediatamente coperte per non farle vedere, e poi sono andati via. Sulla piramide però c'erano ancora, al momento in cui siamo stati noi lì, delle presenze importanti, impercettibili all'occhio umano, ma che sono i guardiani di quelle zone. Quelle energie che vedevamo già, percepivamo già la prima sera vicino alle sfere a Zawidowicz, e che al ristorante, quando siamo arrivati a Visoko, ci hanno tartassati. Ed erano di due tipi. Vogliamo dire buoni e cattivi per il nostro punto di vista? Sì, non volevano però che noi stessimo lì, perché non volevano che andassimo a disturbare l'equilibrio di quella zona. Perché tanti hanno cercato di scavare, bombardare, trovare. E non vogliono che succeda prima che sia davvero il momento. Sotto le sfere a Zawidowicz abbiamo visto che c'è una nave interrata a circa 70 metri di profondità, e abbiamo visto in progressione che ci sarà un momento in cui quelle sfere porteranno l'energia che servirà per poter risvegliare quella nave. Ci sono tre sarcofagi, uno dei quali è tutto d'oro, con all'interno si pensa abbia un grado superiore, un generale, qualcosa del genere. E quel momento sarà il momento del risveglio. Per cui, bugia, verità, non lo sappiamo. Le canalizzazioni dicevano questo. E comunque è una zona particolare, quell'energia la percepisci, la senti, non c'è dubbio che sia davvero una zona molto, molto particolare. Però lo Stato fa ostruzionismo, per esempio. Sulla piramide del Sole, per evitare che continuino i lavori di scavi, hanno costruito, in maniera non si sa come, una sorta di fortino. E siccome dichiarano che quel fortino, e sono quattro mura, quattro pietre, sia di tipo medievale, di origine medievale, per evitare che si abbatta il fortino medievale, e vi ripeto, sono quattro pietre messe in croce che non hanno nessun senso, non si può scavare per andare in profondità. Infatti, è in profondità che c'è qualcosa di molto particolare. Semir Osmanagic è appunto colui che ha scoperto queste piramidi, ha investito, ha creato il gruppo di ricerca. Non lo fanno lavorare però, cioè è un continuo ostruzionismo, un continuo bloccare i lavori, un continuo fermarsi, eccetera. Ultima notizia sulla piramide, poi cambiamo argomento. Per esempio, c'è una porta giù nella piramide che è stata prima aperta e poi chiusa e bruciata. E all'interno di questa porta, all'interno della piramide, si percepisce una sorta di polmone meccanico che pompa aria. Allora, qual è il motivo per cui, se non c'è niente nella piramide, serve un polmone meccanico che pompi aria e che nessuno deve scoprire? Boh, non si sa, ma da cosa vogliono tenerci lontani? O cosa vogliono tenere lontano da noi? Perché poi non si sa cosa c'è lì dentro, no? Qualcosa di molto, 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 diciamo così, particolare lì dentro c'è.
Vabbè, sotto le l'impressione fondamenta. chiara è che sembra, insomma, questi raggi sembrano assolutamente avere le caratteristiche di un radiofaro. Poi, con chi parlano, se comunicano qualcosa, una posizione o insomma, quello sembra, cioè, almeno dalle cose che ho letto, sembra proprio essere un radiofaro. Per chi, Sì, è non me lo così. chiedete che non lo so. No, è una comunicazione costante, come se fossero delle antenne che lanciano messaggi, informazioni e prendono informazioni. Quindi vive. In quella piramide c'è vita. E nei tunnel di Ravne, una cosa straordinaria, chilometri e chilometri e chilometri di tunnel che si diravano, cioè da un tunnel ne arrivano altri, da quegli altri ne arrivano altri, ne sono stati aperti solo pochissimi, e sono stati fatti poi tappati in secondo momento, adesso li stanno riaprendo, quindi una civiltà li ha costruiti, un'altra civiltà li ha tappati e questa civiltà oggi sta riaprendo. Però chilometri di tunnel hanno un solo unico ingresso, basso quanto un essere umano, ma all'interno dei tunnel c'è un sistema di aerazione che neanche il migliore degli architetti di oggi riuscirebbe a fare, perché non c'è motore, non c'è apertura, non c'è nulla, ma hanno fatto i test con la sigaretta accesa, non senti il puzzo del fumo, perché circola in maniera rapidissima e in una maniera molto particolare, perché non lo sai, invece parte di qua, va di qua, no, sparisce, c'è una reazione perfetta. L'acqua che è contenuta nei laghi, sotto le piramidi, è un'acqua ionizzata ad altissimo potere ionizzante e soprattutto ogni centimetro cubo d'aria all'esterno contiene 50 ioni negativi. All'interno della piramide ogni centimetro cubo contiene 1 milione di ioni negativi. Quindi gli ioni negativi sono quelli che rigenerano le cellule, che ci permettono di migliorare la salute. Immaginate cosa si potrebbe fare lì sotto, ma nessuno lo dirà mai. Sì, sai, no, ci vediamo se no, se non mi metto io, insomma, sembra che parlo da solo. Sicuramente, ma ce lo ricorda un'amica da casa, Adriana, che ringrazio, e tra l'altro prima o poi la devo portare sul canale, ce lo fa presente, ma conoscevo questa storia, conosce anche la vicenda di Bucegi in Certo che Romania, sì. è molto simile a questa roba qua, anche lì come vedete sono stati individuati dei possibili tunnel, e qui c'è proprio una montagna dove, anzi, addirittura sembra che le forze americane abbiano. No, non si può più accedere perché è tutto circondato e non ti permettono più di avvicinarti. Sono 2 anni che abbiamo pianificato di andarci, con il rischio e il pericolo che si corre, perché puoi andare in quelle zone, ma lì probabilmente non ci si arriverà mai. Però avevamo pianificato di andarci, poi vabbè, c'è stata questa vicenda che ha bloccato per un anno circa alcune esperienze. Io ho viaggiato comunque tantissimo in Repubblica Dominicana, siamo stati in Svezia, siamo stati in Spagna, siamo stati in Europa a fare varie Scusa, ma tappe. che green Però pass hanno fatto a te? Fammi capire. è un Green Pass alieno È un green il mio. pass alieno il tuo? Come hai fatto? Scusa. Ma guarda, è strano a dirsi, ma è molto più semplice di quanto si immagini. In viaggi internazionali non serve niente, basta un tampone antigenico e si viaggia. È solo in Italia Certo. che serve la È certificazione normale, hai giapponese. ragione, abbiamo scoperto l'uovo di Colombo, È bravo. quello che praticamente ci fanno credere, noi crediamo a tutto quello che ci dicono, noi, loro, perché io non credo a nulla, io faccio quello che serve e quello che può essere fatto secondo le leggi, perché non le Sì. Sì. leggi vere, leggi, parliamo di leggi, quindi non. Ma Sì, cambiamo argomento. dai. No, io no, volevo Ritorniamo soltanto a questi chiederti. siti che sono di straordinario interesse. Volevo chiederti, ma se in queste canalizzazioni, poi cambiamo argomento, ma in queste canalizzazioni che avete avuto lì parlano di tempi di Allora, realizzazione? guarda, i tempi sono stati detti più volte, ma sono l'unica cosa che è inaffidabile. Ti faccio un esempio. Sono partito a settembre per la Repubblica Dominicana. Prima di partire abbiamo canalizzato, come facciamo ogni 15 giorni, perché abbiamo un bel gruppo di sperimentazione, bello particolare. Abbiamo fatto queste canalizzazioni e le guide hanno detto: probabilmente sarete costretti a tornare prima. Perché abbiamo chiesto? Perché ci sarà un assassinio o qualcosa del genere a livello internazionale. Quindi i governi saranno nelle condizioni di tirare i remi in barca e far tornare nelle proprie patrie tutti gli ospiti. Io sono partito, sono andato, passato il mese, perché a settembre sono stato per l'intero mese di settembre, non era successo nulla, siamo tornati indietro e ho detto probabilmente stavolta hanno fallato, cioè non è vero quello che hanno detto. Dopo 15 giorni che era qui, ci chiama un nostro amico che è lì, è domenicano,
e ci dice: sai che hanno tentato di uccidere il presidente. E noi abbiamo chiesto perché? Perché aveva tentato di rendere obbligatorio una certa cosa. E la gente si è rivoltata e hanno fatto questa cosa. Non ci sono riusciti, ma allora sai, vedi, sbagliano 15 giorni, un mese, un anno, il tempo sappiamo bene che non è come noi lo percepiamo. Quando noi chiediamo le date, ci dicono sempre: non possiamo darvi date, il tempo è diverso. Per farvi capire, più o meno potrebbe essere intorno a. E i tempi non sono mai precisi. Gli eventi però sì. Negli ultimi 2 anni non ne hanno sbagliata una, ci hanno detto sempre prima ciò che sarebbe accaduto ed è andata sempre come ci hanno detto. Quindi, comunque, la cosa certa è una, Mirella, siamo vicini. Ormai siamo Sì, vicini perché il continuano a 2022 dirlo. si è chiuso un ciclo e se ne è aperto un altro. Come si è chiuso nel 2012, tutti si aspettavano la fine del mondo, ma il 2012 è stato un anno che ha segnato a livello energetico, di risveglio, la rinascita dell'essere umano. Non tutti se ne sono accorti, perché purtroppo non è per tutti. Come questa volta, non tutti se ne accorgeranno. Ci sono persone che hanno davanti agli occhi la verità e non la vedono, altre invece che sono già sveglie, sono già pronte. E quindi sarà il momento del grande salto. Io dico sempre, purtroppo, quando si salterà, ci sarà chi salterà nel burrone e chi salterà in quinta dimensione, in un'altra dimensione, chiamiamola come vogliamo. Ci sarà un salto quantico comunque, perché riprenderemo in mano le redini della nostra esistenza, il potenziale interiore che abbiamo, di cui siamo stati dotati, eccetera, eccetera. Ma questa Sì, non è una sì, sì. novità, se ne parlava già Sì. 6250 avanti Cristo. Infatti, racconto nel libro alcuni eventi dell'intervista aliena fatta ad Harley, quella aliena si definiva così. Recuperata viva dallo schianto di Roswell, che è stata tenuta sotto chiave per 2 anni, che ha collaborato, ha dato informazioni e poi è stata torturata finché ha deciso di lasciare il corpo bambola che ospitava perché ha capito la validità dell'essere umano in quel momento e se n'è andata. Però ha dato delle testimonianze importanti, sono tutte racchiuse in un libro bellissimo, Intervista aliena, tutti i documenti scritti a mano dall'infermiera che canalizzava questa aliena perché lei comunicava solo telepaticamente e quindi parlava, comunicava solo con quella persona, che ha trascritto tutto e siccome erano così impegnati a tenere i fucili puntati addosso alle telecamere, non si prendevano manco gli appunti la sera dell'infermiera che nascondeva sotto il letto e che si è portata a casa quando poi l'hanno rinchiusa, minacciata, ricattata, eccetera, eccetera. Storia Sì, complessa sì, anche quella. sì. A proposito di salto quantico, volevo semplicemente dire che oggi ho letto che c'è stata un'intervista a Novak Djokovic, in cui lui parla di campo, parla di Nikola Tesla, cioè cose che un tempo avremmo pensato impossibili, ma quindi anche lì non tutti capiscono, non tutti comprendono, però Guarda, insomma. stavo per un momento ho temuto che ci stavi raccontando una tua esperienza di salto. Ho detto, sei No, buttata dal balcone. no, no, no. Ancora no, ci tentano tutti a farmi buttare giù al balcone, ma no. Senti, no, invece una cosa te la volevo chiedere in riferimento a questo discorso, che il 2022 sembra, il 2022, scusa, 22. sì, 22, sembra essere un anno spartiacque. Qua sul canale, insomma, stiamo già facendo un lavoro di raccolta di informazioni rispetto a questo, abbiamo anche messo la faccia rispetto a alcune scoperte, insomma, alcune esperienze che abbiamo fatto. Per quello che ti è dato sapere, quando parli di questa transizione significativa importante, pensi, riferisci, vuoi indicare qualcosa che ha a che fare con un avvistamento massivo oppure proprio con quello che i testi dell'Antico Testamento chiamano il rapimento? Allora, quello che ci è stato detto nelle canalizzazioni fa riferimento al rapimento, cioè si arriverà al momento in Perfetto. cui un gruppo di persone sarà, non rapito, perché lì non sarà un rapimento come Prelevato, tale, sarà prelevato. prelevato, Sì. spostato in un'altra dimensione e ci hanno detto passerà apparentemente per voi una notte. Sì. Quando vi sveglierete, tornerete nello stesso posto, ma saranno passati circa 8-10 anni. La pulizia sarà stata fatta e voi sarete lì per affrontare la costruzione del nuovo mondo. Quindi è complesso come discorso e lo stiamo ancora approfondendo. Non si è capito bene se questo spostamento noi lo vivremo consapevolmente, cioè ci vedremo da un'altra parte, oppure, come loro ci hanno già detto più volte, sarà inconsapevole, cioè sembrerà apparentemente che stiamo dormendo, però agli occhi di chi invece è da quest'altra parte saremo spariti. Perché non ci vedrà, non ci percepirà più.
ma già oggi non ci percepiscono. La cosa strabiliante è proprio questa. Effettivamente, oggi c'è gente che ha la verità davanti agli occhi e non la vede. E quindi probabilmente lo stiamo già vivendo, se metaforicamente ci stanno indicando ciò che stiamo già, No, 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 però allora l'abbiamo già avviato. è sicuro questa cosa ed è talmente affascinante che secondo me io e tu ci dobbiamo vedere un po' in separata sede, dobbiamo parlare perché Quando vuoi. dobbiamo incrociare dei dati. È in riferimento alle esperienze di cui stiamo facendo esperienza, ma ne abbiamo parlato ampiamente sul canale, poi insomma magari avrai modo di vedere. Quello che tu dici sia nell'ipnosi regressiva, ma anche in stati non ordinari di coscienza, chiamiamoli come il sognare, che poi il Perfetto. nome Sogni sognare è alternativi. un contenitore molto ampio, cioè diciamo che sono sogni, ma non sono sogni, chiamiamoli meglio, traslazione della coscienza da qualche altra parte, si fanno esperienze di questo tipo. E siccome ci stanno arrivando da quando abbiamo lanciato questo appello. Ti dico, la mail del canale è impazzita, i messaggini di WhatsApp, c'ho cioè audio registrati, testimonianze proprio che parlano di questa cosa. L'esperienza Certo. sembra è fatta tutta dagli stessi simboli, tutti con gli stessi archetipi, tutti puntano alla stessa direzione e appunto sembra essere qualcosa di imminente. Ecco, non stiamo parlando di una decade, di 10 anni, chissà quando sarà, Sì, sì, no, sì, 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 qualcosa sì. di imminente. Quindi Sì. sarebbe interessante parlarne. Ti aggiungo che grazie ad alcuni amici, lo dico anche a voi, forse un giorno succederà, non lo so. Quando dici che questa cosa è in itinere, è in corso, ti do una news, una prima, la do anche agli amici del canale. Noi, ho cominciato, proprio ho fatto una chiacchierata con una famiglia che ha vissuto un'esperienza, non vi dirò altro, che ha vissuto un'esperienza di sparizione, cioè il padre di queste persone non si trova più. È da un anno che è scomparso, sono state fatte le indagini, sono state fatte, è andato su chi l'ha visto, insomma è stato cercato dappertutto, è stato visto alle telecamere salire in un santuario, ma non è mai stato visto ridiscendere. Tra l'altro è tuo conterraneo, Mirelle, siciliano. Sto cercando di approfondire l'argomento, bontà loro, insomma, hanno deciso di condividere con me i loro ricordi, le loro esperienze, tutto quello di cui sono a conoscenza. Forse un giorno riusciremo a parlarne sul canale. Questo per dirti che già adesso, in questo momento, ci sono persone che spariscono e, a detta dei familiari più stretti, in situazioni che possono in qualche maniera far pensare o essere ricondotte a casi di rapimento. La storia è interessante perché questa persona pare che abbia lasciato detto che lui andava per preparare quello che sarebbe venuto dopo, capito? Quindi ha lasciato tutta una serie Vabbè. di segnali per indicare che lui stava andando per fare qualcosa che poi sarebbe servito a tutti. Storia interessantissima, ne riparleremo. A te. Beh, Vai, vai, particolare anche questo Vincenzo. caso, ma ce ne sono tanti di Sì. questo tipo, perché voglio dire, sono amico di Zanfretta, l'ho intervistato più Zanfretta, volte, certo. stiamo facendo delle cose insieme, eccetera, eccetera, e ultimamente proprio. Ultimamente, cioè qualche mesetto, mi ha contattato, mi chiamò una mattina dicendomi: dottore, ti devo dire una cosa. Che è successo, Piero? Ti devo dire una cosa. Mi hanno contattato loro e mi hanno detto che devo portare lì da loro 9 persone. E tra queste 9 persone ci sei anche tu. E mi ha detto i nomi. Sì. Alcuni di questi, 5 di questi li conosco, siamo anche amici, altri non li conosco. E stiamo aspettando, perché, detto da lui, hanno deciso di aprire le comunicazioni e iniziare a raccontare certe cose a persone attendibili per far sì che finalmente possa essere divulgata la verità. Lui non vede l'ora perché per anni è stato additato come matto, per Massacrato, anni. diciamolo, Ok. massacrato. Eppure essendo uno dei pochi casi al mondo no, in Italia, dove ci sono testimoni, i carabinieri hanno visto la Sì. macchina alzarsi, sono successe delle cose particolari, quindi Piero non è il raccontatore di fiabe, è una persona molto particolare, molto umile, molto semplice, ha una sua modalità. E quella sua modalità magari lo mette in quella condizione di dire: ma che starà raccontando? Però quello che Piero dice è tutta verità. E Piero, per esempio, è il caso di essere umano sonda, perché loro non gli hanno mai fatto del male, a parte quando l'hanno preso la prima volta, che l'hanno ispezionato da tutti i punti di vista, gli hanno purificato il sangue perché aveva delle problematiche, ancora oggi lo aiutano, perché dopo che si è sottoposto al ricatto
per lavorare, non lo facevano più entrare nel portale. E io gli dissi subito: Pier, tu non entri in quel portale perché dentro di te ci sono sostanze che non vogliono che arrivino là dentro. E non mi credeva, fino a che un giorno gli arriva una sfera di luce addosso che lo avvolge, inizia a girargli intorno e lui sente come il rumore di uno scanner. E questa cosa gli hanno fatta per alcune settimane, fino al momento in cui hanno ripulito per bene il suo sangue e l'hanno fatto rientrare all'interno del portale. E oggi lui va lì con la massima serenità, appoggia la fronte su quel punto e le mani, scarica i dati, rivede tutte queste scene che ha vissuto davanti ai suoi occhi e comunica con questi esseri. Ultimamente è anche felice di farlo perché fino ad ora ha sempre avuto la parte negativa, le burle, gli attacchi. Adesso gli stanno facendo vedere delle cose. L'hanno portato a vedere i piani di comando, altre dimensioni, l'hanno portato in una realtà sottomarina, all'interno di una bolla, lui racconta, con questo essere che lo teneva per mano e gli faceva vedere delle realtà intorno a lui. Cioè, voglio dire, sta vivendo un upgrade della sua storia, no? Senti, ma Io in non vedo l'ora. riferimento. Sì, bravo. In riferimento c'è sempre stato questo particolare che mi ha affascinato della storia di Zanfretta. Insomma, chi si è occupato di ufologia l'avrà sicuramente incrociata, letta, e poi magari persone come te l'hanno stra approfondita. Per questo che te lo chiedo: il dispositivo di cui lui è diventato custode dentro quella La caverna, scatola. la scatola con la piramide, con tutti quei dispositivi luminosi che ci sono dentro, anche questi segni, simboli che sembrano una forma di scrittura, o comunque una metacomunicazione in qualche maniera. Pensi che, come dire, anche quello è arrivato il tempo per avere, perché lui, oltre ad aver fatto una ricostruzione, ha fatto un disegno, non ha mai portato, come dire, una foto, un documento più consistente di questa cosa. Poi magari la foto la scatti, ma non viene, sappiamo che queste cose sono Sì, ma complicatissime. puoi portare fuori quello che Pensi, vogliono che tu porti fuori, altrimenti già non ci pensare no, nemmeno. infatti, pensi È arrivato il che. momento, sicuramente, Esatto. anche perché gli hanno ufficialmente chiesto di, perché loro possono, da quello che dice Piero, poi bisogna approfondire e Sì. capire, da quello che dice Piero, loro possono aprire questa scatola, cioè nel senso che utilizzare ciò che c'è dentro, queste connessioni particolari, eccetera, attraverso Piero, perché lui, tra virgolette, è il custode, senza di lui non si riesce a completare il tutto. E lui li sta ricattando, gli ha detto: io non faccio nulla fin quando voi non mantenete la promessa. Liberatemi da questo incubo, fatemi portare qui queste persone, parlate con loro, io faccio tutto quello che volete, la chiudiamo qui. Poi Piero ha questa modalità un po' particolare e li attacca anche con le parolacce, no? Cioè, Sì. la chiudiamo qui, la finiamo qui, e andate a fare, e io ho risolto il problema. Questo è Piero, no? Sì. Penso che sia giunto il momento, anche perché da quello che si è capito, da tutte le varie teorie, di studi, eccetera, quella scatola ha a che fare con il risveglio. E quindi potrebbe essere quel punto di connessione tra le dimensioni a noi non percepibili ad oggi e quello stato interiore dell'essere umano capace di connettersi con quelle dimensioni. Quindi potrebbe essere il risveglio. Qualcuno dice anche che questa sia l'ultima incarnazione per tutti e che il gioco delle reincarnazioni sia finito. Sì, Vediamo, vedremo, vediamo, non lo possiamo sapere. Come dicevamo all'inizio, certo. la verità non ce l'ha nessuno. Chiunque vi dice di avere la verità vi sta ingannando. Perché Sì. siamo talmente piccoli per poter capire tutto quello che veramente c'è e non ci potremmo arrivare neanche con l'immaginazione. Faccio sempre un esempio: gli indiani d'America, quando vedevano, quando videro le navi di Colombo arrivare, non percepivano le navi e pensavano, immaginavano che questi esseri umani camminassero sull'acqua, li vedevano come degli dèi. Perché? Perché noi siamo in possesso, come dicevamo prima, del sistema di attivazione reticolare. Il nostro cervello decodifica, fa passare un'informazione solo se pensa che gli serva, ma una cosa che non l'hai mai vista, Certo, come non ha. fai ad immaginarla? Cioè, noi possiamo immaginare solo ciò che realmente abbiamo in qualche modo già vissuto, consciamente o inconsciamente. Ma se la nave non l'hanno mai vista, quella nave non la vedono. Quando la nave è arrivata sulla terra, quindi sulla spiaggia, e l'hanno toccata, hanno costruito quell'immagine e da allora in poi hanno compreso. Quindi, noi come possiamo immaginare, comprendere, capire cose che sono milioni di anni luce più avanti di noi? È Sì, no, come no, no, ma se è chiaro, nel questo è chiarissimo. 1980 ci avessero detto, quando ancora non esisteva neanche il fax, che stasera noi tre saremmo stati qui connessi in tre parti diverse del mondo e che ci sarebbero state 594 persone connesse live, ma che milioni di persone in tutto il mondo avrebbero potuto vedere questa trasmissione guardandoci in faccia a costo zero. Avremmo detto: sei un folle. Chiunque ce l'avesse proposto, avremmo detto: sei un folle.
Così, allo stesso modo, oggi diamo del folle a chi ci dice delle Dicono cose che, che non siamo pronti a capire. certo. Io sai che stavo, per Certo. ritornarti e dirti sempre quella cosa di prima, stavo pensando a quanto deve essere difficile e doloroso per una persona mantenere per così tanti anni, perché ormai sono 30 anni anche di più, il custode di un oggetto che poi alla fine non può in qualche maniera far vedere, Utilizzare, comprendere, utilizzare, far fare, no, vedere. niente. Tra l'altro c'è stato, io ho seguito un po' questa storia, insomma l'ho seguita, l'ho letta abbondantemente, e mi ricordo anche di questo tentativo fatto da un gruppo di giornalisti che seguì Nottetempo, non so se la conosci questa cosa, seguì Nottetempo Zanfretta. Perché per vedere Sì. lui dove, se effettivamente si dirigeva in questa caverna, in questa cosa. E quindi c'è un sentiero in mezzo alle montagne, loro per un po' lo seguirono. Poi, arrivato a un certo punto, persero le tracce, ma lui era entrato in questo portale spazio-dimensionale che sta praticamente, da quello che sono riuscito a capire, sulla sinistra, cioè questo sentiero corre, a destra c'è la montagna, a sinistra c'è il vuoto. Quindi quando si gira sulla sinistra entra letteralmente nel nulla, sostanzialmente c'è il dirupo, e questi perdono le tracce perché poi andando avanti e indietro non riuscirono completamente a trovarlo. Cioè lui attraversa, almeno dai racconti si è capito questo, compreso questo, poi non so se è vera sta cosa. Insomma, questo è... Guarda, le storie con il portale di Zanfretta sono tante. La storia della lepre, penso che la conoscete, una delle più note, no? Cioè, lui una sera arriva davanti a questo portale, mentre si apre il portale, sta per entrare, una lepre velocissima entra dentro. Lui sente un rumore come se la lepre fosse stata uccisa. Entra all'interno e trova la lepre tagliata in due, metà polverizzata, metà cristallizzata. Lui cosa fa? Chiama un professore di università, non faccio nome perché non è il caso di farlo. Si mette in contatto con questa persona, fa una serie di telefonate e gli dicono: mandiamo un corriere a ritirare i reperti. Arriva una persona che si dice di essere questo corriere, non si presenta, non ha un tesserino, non ha nulla, però ha tre scatole e gli dice di mettere in queste tre scatole questi pezzi, quindi la parte cristallizzata, le polveri, quello che c'è. Lui si fida. Prima un po' scettico, poi si fida e dà queste scatole a queste persone per mandare a questo professore nome noto. Questo professore non si fa sentire, passa un mese, passano due, passano tre, lui si preoccupa, dice: ma sta roba gli è arrivata? Rifà il numero, chiama quello stesso numero dell'università, eccetera, eccetera, e loro rispondono: ma qui questo professore non ha mai lavorato, noi non conosciamo, non sappiamo chi sia. Quindi di cosa stiamo parlando? Infatti, sì. 2 più 2, chi fa ufologia sa di Sì. cosa stiamo parlando. Ok, quindi è una. Poi, un'altra volta, dei ragazzini si sono avvicinati, hanno visto Zanfretta entrare nel portale e l'hanno fotografato. Chiamano i carabinieri dopo che hanno visto questa scena, consegnano le macchine fotografiche, i carabinieri gli dicono: queste macchine le prendiamo noi, venite a ritirarle tra 15 giorni. Quando tornano dopo 15 giorni, gli danno una macchina fotografica che non era una di quelle due. Nel cellophane arrotolata, senza pellicola all'interno, gliela danno e li mandano via e non gli danno spiegazioni. Dove sono finite le pellicole con le vere immagini fotografate di Zanfretta nel portale? Non si sa. Ancora ne possiamo raccontare. Per esempio, due ragazzi, due professionisti che con Zanfretta entrano nel portale, insistono, lui li fa entrare, riescono e spariscono. Zanfretta per anni è stato attaccato su questa cosa e lasciano gli zaini vicino a Zanfretta, loro spariscono. Non si sa che fine abbiano fatto. Dopo un po' di anni, quest'anno per l'appunto, una volta che Zanfretta entra nel portale, i Dargos gli aprono una finestra spazio-temporale e gli fanno vedere un posto dove c'è gente sparita da 300 anni con gli aerei svaniti nel nulla, il triangolo delle Bermuda, bla bla bla. E c'erano lì questi due soggetti. Zanfretta gli dice: mi hanno detto che se volete potete tornare. E loro dicono: ma quando mai? Noi qua stiamo bene. Cioè, lì si blocca il tempo, la vita scorre, non hanno nulla a che perdere e dicono a Zanfretta: ma ci fai una cortesia? La prossima volta che vieni, ci porti gli zaini che ti abbiamo lasciato, che tu forse hai portato a casa? Zanfretta la volta dopo porta gli zaini, li mette là davanti, gli zaini spariscono, questi li prendono dall'altra parte del portale e Zanfretta dice: ma siete sicuri che non volete tornare? E loro dicono: no, noi non vogliamo tornare, stiamo bene, anzi, ci sono persone che chiedono se puoi portare la posta ai loro familiari. Una bambina che ha 15 anni, lì, sparita 300 anni fa, qui, dice: porti questa alla mia mamma. Ma Sì. la mamma oggi non esiste più, perché sono passati 300 anni. Quindi
ma lei ha sempre 15 anni. C'è gente lì che è sparita nelle navi nel triangolo delle Bermuda, detto da Zanfretta, ripeto, io qui non ho le prove, ma di Piero mi fido e mi auguro che presto questa promessa fatta, perché è stato lui a chiamare noi, la mantenga. Qualcuno mi dice: non hai paura? Io dico: no, non vedo l'ora. Quale paura? Senti, Cioè, giusto per voglio sapere così, ma viene anche a Nice? dire. No, Ok, quindi i nomi sono purtroppo no, già. tra I i nomi nomi che mi ha sono. dato non c'è. Mi dispiace per Alessio, Leggi bene purtroppo. l'elenco, vedi se c'è Francesco Polimeni. Leggi, leggi, ricontrolla. Lo avresti saputo, Francesco. Va bene, dai. Siamo stati tutti allertati, anche se ancora non andate in porto, siamo tutti in allerta, ci confrontiamo spesso tra di noi e io chiamo spesso Piero, con il quale ci sentiamo Sì. frequentemente, purtroppo è No, stato no, male. peraltro, cioè, voglio scendere da questo pianeta. Fatemi scendere, per favore. Va bene. Mirella, a te, dai. Vincenzo, hai mai incontrato bambini in questi tuoi racconti di abduction? Allora, bambini che hanno avuto esperienze ce ne sono. Non esperienze tragiche, non esperienze dolorose, perché i bambini fino a una certa età vivono esperienze molto molto soft, perché vengono preparati, perché sono già scelti. I bambini che vivono questa esperienza sono bambini che da adulti vivranno esperienze importanti. Ci sono stati vari casi, alcuni li racconto anche nel libro, ce n'è uno in particolare dove questa persona aveva perso l'udito, cioè non sentiva più, e non si riusciva a capire perché. Andando in ipnosi abbiamo visto, scoperto, compreso e portati alla memoria razionale eventi che ricordava razionalmente ma che non collegava. Era a scuola con degli amici, a un certo punto un bambino grigio, piccolino, una siepe che giocava con loro, poi sparisce. Arrivano gli adulti e loro raccontano di questo bambino piccolo grigio e tutti dicono: ma quale bambino piccolo grigio? Dov'è? Qui non c'è niente. E lì si era chiuso quello spazio che si era aperto. Però si viene a capo di un evento particolare, dove, portati per mano su questa nave, giocavano tra di loro. Questa nave, che grande, immensa, era scesa sopra la loro casa. Erano in due e quando sono scesi sono corsi dai genitori a raccontare. Uno dei due, raccontando alla mamma, si sente dire dalla mamma: non ti voglio sentire dire queste cose. Quando praticamente parla con l'altro bambino, questa persona che poi ha perso l'udito, dice al bambino: ma tu l'hai visto, c'eri, dici la verità, dimmi la verità, racconta la verità. E lui dice: non ti, la mamma ha detto che non devo parlare, non ti voglio sentire. E quindi ripeti: non ti voglio sentire. Questo evento crea un ancoraggio, sparisce la scena, di lì in poi non ne vive altre consapevolmente, ma da adulta vive delle scene, vive degli eventi particolari. In ipnosi andiamo a vedere la scena e nel momento in cui rintracciamo questa scena ci accorgiamo che è la scena che ha creato l'ancoraggio che porta l'udito ogni qualvolta si ritrova in una situazione simile dove c'è un contrasto con la madre, un contrasto con il non voler sentire dire certe cose, eccetera, l'udito andava via. Sciolto l'ancoraggio, risolto il problema, l'udito torna alla normalità, non l'ha più perso, è in perfetto stato di salute. Però a volte basta talmente poco per creare degli ancoraggi negativi che creano dei danni neurofisiologici importanti. E comunque i bambini spesso vivono queste scene. Il bambino che sparisce 3 ore, la mamma non sa che fine abbia fatto, lo richiama e lui non ricorda dove è stato, e beh, lo Certo. sparire e perdere del tempo è un dato oggettivo dei rapimenti. Perché, per esempio, ti ritrovi nel bosco e all'improvviso non ricordi più nulla, ti risvegli e sei a casa e lo spazio dal bosco a casa è l'ora, mezz'ora, 50 minuti al centro tra il primo punto e il secondo punto, non la ricorderai mai razionalmente. Perché? Perché è lì che ti hanno prelevato, sei stato trasportato in altro luogo, nessuno ti ha visto perché chiaramente non ti vedevano e quando sei tornato ti hanno portato direttamente a casa. E quindi nello stesso posto magari, però con uno spazio di 3 ore dove non ti vedevano, non ti ritrovavano, non ti cercavano, stavano impazzendo, eccetera, eccetera. Quindi i dati sono dati ricorrenti, no? Sono elementi che si incontrano poi spesso in casi simili tra loro. Sì. E,
Tutte queste cose che io ascolto, perché tu sai, Francesco, che io non mi interesso molto di ufologia, per cui sì, ho letto, ascolto, mi piace Sì, però ascoltare. ti stai Sì, appassionando, sto. dai, dillo che Però ti stai no, dando. dico, trovo però agganci, coincidenze, modalità, chiamiamole come volete. Nel campo della medianità, della grande Eh beh, medianità certo. parlo, non parlo naturalmente del contatto medianico, della sensitività, parlo della grande medianità, ma anche in esperienze di Gustavo Rolle, in esperienze di Roberto Setti, oppure ritrovo alcune cose, abbiamo parlato di quel libro Il tempo di Meg Dombrowski, con quella storia affascinante, cioè è come se tutto, cioè dall'ufologia alla medianità, riportasse però un tema uguale per tutti, cioè come se sotto ci fosse, una canzone, una musica che è simile. Poi come avverrà, cosa accadrà, rapimento, Certo, sparizione, certo. cunicoli sottoterra, cioè. Cosa succederà non si sa. Oggi avevo un messaggio, ad esempio, in cui parlavano di un universo che si sta avvicinando al pianeta Terra, sta scendendo come un manto cristallino e quindi il velo si assottiglia e le dimensioni cominciano a sovrapporsi. Sono Sì. linguaggi magari diversi, però insomma. Si ritrova. Senti, Vincenzo, tu quindi come ti muovi concretamente? Nel senso, ho capito che hai anche un team, uno staff che lavora insieme a te, o lavorate insomma insieme, ma tu fai ipnosi, cioè ti si può contattare? Certo, Come certo. funziona? Allora, in questa fase un po' particolare che stiamo vivendo, ricevo solo a Saronno e qualche volta quando scendo giù a Salerno. Prima di questo particolare momento ricevevo anche a Roma frequentemente, era mensile l'appuntamento e in altri posti. Ora ricevo a Saronno. Ricevo a Saronno e stiamo facendo tutta la parte dei corsi di formazione perché ho un'accademia di formazione internazionale con sede in Bulgaria, un'associazione in Italia e con l'accademia faccio corsi di formazione in ipnosi sia per operatori olistici sia invece per professionisti del settore abilitati, quindi medici, psicologi, psichiatri, anestesisti, odontoiatri. Stiamo tenendo i corsi sia a Milano che a Torino, con alcuni corsi speciali che facciamo in full immersion, che facciamo in posti particolari. Abbiamo fatto uno bellissimo ad Assisi, posto magico, in una tenuta nel bosco, e ne faremo un altro in quel posto probabilmente a giugno, a cavallo del ponte del 2 giugno. Quindi c'è un vasto programma di corsi di formazione, di ipnosi, ipnosi di base, ipnosi regressiva, mesmerismo, fascinazione, tecniche di induzione, protocolli operativi, eccetera. Quindi ricevo per appuntamento a Saronno e Salerno, i corsi, le iscrizioni sono aperte ai corsi e facciamo divulgazione. Abbiamo uno staff bello ricco, fitto di professionisti. Sulla pagina facciamo, una o due dirette al giorno, tutti i giorni. Nel periodo del lockdown abbiamo fatto anche fino a 5-6 dirette ogni giorno, che vanno in multistream sul canale YouTube, sulla pagina Facebook e su tutti gli altri canali correlati, diciamo. Ci occupiamo soprattutto di divulgazione, perché per poter fare in modo che le persone comprendano, capiscano il vero potenziale dell'essere umano, bisogna parlarne. E quindi io qui vi faccio veramente i complimenti, perché voi state facendo un lavoro straordinario. Anche noi ci impegniamo nel nostro, proprio per far sì che alle persone arrivi l'informazione che non sia quella manipolata dal sistema, ma un'informazione pulita, vera, reale, oggettiva, come si fa davvero ricerca, non lanciando una nozione e dandola per vera, ma mettendo sul tavolo più scene, più punti di vista, analizzandoli in maniera scientifica e tirando delle conclusioni senza mai asserire di avere la verità. Sì, informazione libera soprattutto, libera nel senso Certo. di lasciare libere le persone di scegliere ciò che risuona di più, ciò che vogliono, cioè, dovremmo as poter ascoltare tutto e tutti e poi Certo. decidere noi. Quella sarebbe la cosa migliore che io auguro a questo mondo. Il nuovo mondo dovrebbe essere un mondo libero. Ma penso che ce la Senti. faremo, manca poco, Mirella, Sì, manca poco. penso proprio di sì, guarda. Le Tutte energie le si stanno allineando, informazioni si vanno incontrano sempre verso di più questo. persone in linea.
Vincenzo, però com'è cambiata la tua vita rispetto a questi incontri? Voglio dire, il Vincenzo di prima, il Vincenzo di oggi, cosa accade? Guarda, mano a mano che arriva la consapevolezza, la vita cambia per forza di cose e cambia meglio perché da quando mi sono approcciato all'ipnosi, una delle cose che è cambiata in maniera importante è l'approccio con la vita. Perché quando inizi a fare ipnosi regressiva diventi consapevole di cosa c'è dopo la vita e ne diventi consapevole quando inizi a fare 1.000 ipnosi all'anno con prove oggettive, a me la morte personalmente non fa più paura, anzi. Sono consapevole del fatto che questo è un contenitore, stiamo vivendo un'esperienza, la dobbiamo vivere al meglio, dobbiamo tutelare il nostro tempio. Essere spirituali non vuol dire essere così, oh, siamo in materia, quindi viviamo anche la materia, compreso tutto ciò che è la materia, senza l'attaccamento alla materia. Questa è stata una delle lezioni importanti che ho imparato e quando ho imparato la lezione è cambiata ancora la mia vita per l'ennesima volta in meglio. Quindi, mano a mano che comprendi, mano a mano che allarghi lo sguardo, mano a mano che arriva la consapevolezza, la tua vita diventa sicuramente molto più leggera e sicuramente ne godi di più, perché lo fai con la consapevolezza, non la corsa e l'attaccamento, è l'esperienza, la vivi. Come dice Anthony De Mello in un libro bellissimo, Storia di un'aquila che si sentiva un pollo, non bisogna abbarbicarsi alle emozioni, abbarbicarsi alle persone, cioè non bisogna attaccarsi a nulla. Sono felice? No, io non sono felice. Vivo momenti di felicità, ma quando quello che mi rende felice non c'è, non divento depresso. No, magari vivo anche un momento di depressione, un momento di rabbia, perché siamo esseri umani, non possiamo pensare, immaginare di diventare perfetti. Perfetti lo saremmo se fossimo già in un'altra dimensione, qui non possiamo essere perfetti. Quindi questo ci permette di vivere la vita con una qualità diversa, senza ombra di dubbio. Bellissimo. Allora, io stavo, adesso che Se stavi c'è parlando, qualche domanda, sì, ci sono le qualcosa. domande prima, però volevo condividere con te. Diciamo che le argomentazioni di Vincenzo mi hanno riportato un sacco di informazioni che sto accumulando ormai da anni. Volevo condividere con te una, possiamo chiamarla un'intuizione, una deduzione dalle molte cose che mi sono arrivate. Vi dico subito, questa è un'anteprima che sto facendo, anche perché la volevo poi strutturare meglio dentro una live, però approfitto dell'occasione, la condivido con te anche per capire se tu hai elementi di riscontro utili alle cose che ti sto per dire. Dunque, quando ho cominciato a raccogliere queste informazioni da anni, io ci sono arrivato all'esperienza di contatto, non facevo questo nella mia vita, non mi interessavo di questo, facevo tutt'altro. Per una serie di esperienze, diciamo così, non ordinarie. E poi ho chiesto alle persone di condividere le loro esperienze e me le hanno mandate. Ora è successa una cosa strana. Mi è sembrato di cogliere che quello che noi definiamo il rapimento, il prelevamento, in realtà non sia fatto da una entità. Guardate che vi sto dicendo, cioè. Sapete che ci sono persone che vi raccontano che le loro esperienze, per esempio, si svolgono nella terra cava. Altri li fanno in un'astronave gigante che ha le dimensioni di un pianeta. Altri li fanno, per esempio, proprio su un altro pianeta, non su un'astronave, su un altro pianeta. Altri li fanno sulle astronavi, altri li fanno sulla terra cava e via dicendo, ognuno con le sue. Ho come l'impressione, e vorrei da sapere da te se nelle esperienze di ipnosi hai qualche elemento al riguardo, che in realtà non ci sia un'unica entità preposta al controllo del pianeta, ma che queste entità siano molteplici e quando avverrà il rapimento, ognuno si prenderà cura dei propri. Cioè ci sarà il gruppo di anime affini con gli abitanti di Agartha, della Terra Cava, di Shamballà, quello che sarà, che sarà prelevato e portato nella Terra Cava. Ci sarà il gruppo di anime affini con gli extraterrestri, dico per dire gli alieni, che stanno sulle astronavi madri, giganti, grande quanto un pianeta, e saranno portati là. Quelli che invece stanno direttamente su un pianeta simile alla Terra, ma che è un pianeta fisico, non è un pianeta artificiale, saranno presi e portati là. Cioè, ognuno si prende cura dei suoi, perché gli elementi di riscontro che mi sono stati dati rispetto al,
alle esperienze fatte in stati non ordinari di coscienza, coincidono. Cioè, ci sono persone che parlano tutti di essere portati in una caverna o in una camera sotterranea. E come dire, e le cose che vedono sono del tutto simili, analoghe, come quelli che mi parlano che quando vengono portati sull'astronave madre gigante, un pianeta artificiale, vedono tutti le stesse scene, cioè sono portati in una sala, riunioni con i tavoli bianchi dove c'è una luce diffusa al neon che vengono preparati per fare e vedono tutte le stesse entità, ma sono diverse da quelle che vengono portate sulla Terra cava, ma sono diverse da quelle che vengono portate su un altro pianeta. Quindi mi pare di intuire che ci sono gruppi diversi che prima del disastro si prenderanno cura ognuno dei suoi, ognuno col suo gruppo. Tu hai esperienza a tal riguardo? Guarda, questa cosa è una cosa straordinaria che stai dicendo. L'abbiamo accennato all'inizio. Se è vero, perché è vero che esistono tantissime razze, ognuna ha diversa finalità. E per esempio, molto spesso si viene rapiti, apparentemente c'è il dolore, c'è quel qualcosa di negativo, ma abbiamo scoperto, ci sono dei casi che racconto nel libro, uno di questi, per esempio, che questo rapimento avveniva semplicemente perché i fratelli Arturiani, ed è da Arturo che lei veniva, da questo sistema solare, sono venuti, l'hanno contattata, l'hanno prelevata per curarle il sangue perché aveva una bruttissima malattia, una malattia incurabile. Dal giorno in cui hanno iniziato a curarle il sangue, dal giorno in cui hanno iniziato a rapirla, si è palesata una crosta qui sulla gola. Ci sono le foto nel libro dove faccio vedere gli stati di avanzamento, o meglio di regressione della crosta, del buco, e quel buco serviva appunto per depurare il sangue. Di lì in poi la malattia scompare. Quindi, nel momento in cui ci sarà questo momento particolare, queste persone saranno portate via dai loro, diciamo, antenati o eventualmente, se li vogliamo vedere in questa ottica di oggi, dalla loro prosecuzione. Quindi saranno gli Arturiani a portarla via, perché lei è di lì che arriva, quindi un compito Esatto, particolare. esatto, Ognuno esatto. di noi ha una sua provenienza e quindi molti di noi hanno già vissuto esperienze. Una o più esperienze. Io, per esempio, ho vissuto un'esperienza in Atlantide e quindi ci sono delle civiltà che hanno avuto dei compiti, che ancora oggi stanno portando avanti dei compiti. Come ci saranno, per esempio, quelli che, dato che si dice che il momento del grande risveglio, la luce vincerà e le forze oscure, quindi anche quelle non umane, sopperiranno, tutto ciò che è legato a quelle forze non sarà prelevato, sarà la parte che rimarrà qui e chiuderà Esattamente. questo ciclo. Perché rettiliani, rettiloidi, insettoidi, bla bla bla, oggi collegati con le grandi famiglie Dragoniani. di illuminati, dragoniani, eccetera, Che mi chiaramente dico, arriverà il momento in cui. questo nome mi assomiglia a qualcosa di Eh sì, nuovo. Non lo so, ma non so Dragoniani e perché. Draghi vanno molto d'accordo, quindi, cioè, Sì, tra quindi l'altro, sono Vincenzo, concordi. giusto per concludere questa cosa, questo, come dire, darebbe senso al fatto, ecco, questo darebbe anche un certo senso al fatto che le apparenti narrazioni differenti non è che sono differenti, fanno parte di quella squadra. Cioè dice, allora, Certo. ma questo mette, se tu racconti che ci sono gli intraterrestri, escludi che ci sono gli extraterrestri. No, Invece no. ognuno racconta la narrazione della propria parte, perché Sono fa quel genere. diverse realtà. Diverse realtà che coesistono su piani magari dimensionali che Certo. in questo momento non riusciamo a percepire. Va bene, chiusa parentesi, poi ne riparliamo. Grazie di questa. Ma ci mancherebbe. Mirella, qualche altra curiosità che hai tu che hai avuto modo di spulciare il libro, che rifacciamo vedere naturalmente. Sì, no, è interessante perché intanto perché ci sono delle bellissime immagini, appunto, delle foto, quindi è molto documentato. Addirittura ci sono le immagini di questi buchi nella pelle, di Vittoria, credo che sia vero, Vincenzo? Sì, Vittorio, sì. E poi ogni capitolo ha questa peculiarità che si chiama con, ad esempio, c'è Vittoria, Ana. In Ana ci sono, c'è, lei è una bambina, Sì, è il caso che Ana. vi raccontavo prima, È no? quello che ci Dove. raccontavi prima, ci sono questi esseri però che sono energia pura di un colore azzurro chiaro e dalle forme allungate che portano per mano una bambina. È bella questa immagine. Infatti diceva Vincenzo, con i bambini non c'è quella esperienza di dolore forte.
Poi C'è la vedo, preparazione. ma io qua, guarda, sto vedendo, ecco, questo lo vedo per la prima volta, ma vedo le immagini della metavisione di Marco Luzzatto, Sì, sì, sì. alla fine del capitolo. È stata un'esperienza bellissima perché, come dicevo, noi abbiamo questo gruppo di sperimentazione col quale facciamo delle cose molto interessanti. Io, Marco, Gabriele Gandola, Imma Lucà, Manuela Pompas. Siamo un bel gruppetto di persone che periodicamente ci si incontra, si Vi sperimenta. incontrate. Porto in ipnosi la medium che va a canalizzare l'ipnosi. Facciamo cose un po' particolari. E Marco, facendo metavisione, una sera eravamo in sperimentazione e all'improvviso arrivarono una serie di entità, una delle quali, forte, potente, bloccò il flusso di tutto il resto. Cioè, proprio il tabellone era bloccato dall'alto, si percepivano queste entità che arrivavano ma non riuscivano più ad entrare. E si palesa, si presenta come Menelao. Gli chiediamo qual è il tuo nome, dice, per farvi capire, visto che voi avete bisogno di un nome, Menelao, chi sei? Un comandante della flotta galattica della Confederazione Galattica. E si definisce, si racconta, quindi com'era, com'era vestito, le mostrine sulla spalla, questo diadema sulla fronte, bla bla bla. Finita la serata, dopo 2 giorni facciamo una sessione di sperimentazione online, dove a distanza, ognuno nel suo, a casa sua praticamente, mettiamo le energie in connessione e Marco porta in metavisione quello che stava arrivando da questa sessione. All'improvviso porta in metavisione l'immagine di Menelao, che è perfettamente identico a come si era presentato la sera durante la canalizzazione, e la cosa che lo contraddistingue, c'è cioè la foto nel libro, appunto il diadema sulla fronte. Sì, infatti Perfettamente si vede identico come... chiarissimamente ed è Avvicina bellissimo sta Menelao. fotografia di questo libro, mire. Aspetta, eccoci qua, ci siamo, fammi vedere. Ah, sì, ok. Sì, ed è Non si vede bellissimo. benissimo, ma comunque la foto è molto molto nitida e molto chiara. Sì. Perfetto, perfetto, Si vede. Ok. ok. Insomma, è da leggere, è da leggere. Quindi voi avete questo bel gruppetto, sono tutti amici naturalmente che conosco. Insomma, oltretutto saluto Marco, Gabriele, Imma, Manuela. Con Manuela ci sentiamo spesso, per cui siamo in Saluto Manuela, connessione, grazie diciamo. perché poi lei ci ha messo in contatto fondamentalmente, ha creato, è stato il trenunion di questa nostra serata. Infatti, ma con Manuela siamo in grande connessione io e lei, per cui insomma, oltretutto parliamo spesso degli stessi argomenti io e Manuela. Bellissimo. Naturalmente e lei ne ha parlato molto prima di me, insomma, con grande esperienza. Manuela è una grande, insomma. Vedo Beh. che hai messo anche qualcosa su Tiziano Terzani, insomma. C'è materiale per riflettere, per camminare, insomma, questo libro dà tanti spunti. Finirai per trovare la via se prima avrai il coraggio di perderti. Il senso della Eh beh, ricerca sta chiaro. nel cammino fatto e non nella meta. E tu viaggi tanto, come hai detto, Sì, insomma, sei non un riesco a grande stare fermo, ti viaggiatore. giuro, è più forte di me, non ce la faccio. Non... Ma hai ragione, hai ragione. Quando si viaggia, ecco, forse quando si viaggia si è felici. Sì. Avevo Perché si. 14 anni quando già lavoravo, perché io ho sempre lavorato e studiato contemporaneamente, sai, a 12 anni... 7 anni, aiutavo mio padre su una pompa di benzina, lavavo i vetri, quindi seconda elementare lavavo i vetri. Poi dal passaggio delle scuole elementari alle scuole medie ho fatto di tutto, ho fatto il macellaio 2 giorni perché poi ho disdegnato quell'attività perché mi portarono al mattatoio e non, ho odiato quel lavoro. Poi ho fatto lo scaricatore, ho fatto di tutto, fino a fare il cameriere per alcuni anni. A 14 anni poi entrai in conservatorio, iniziai a fare canto lirico, a cantare col coro, iniziai a fare spettacoli, eccetera. Ho sempre lavorato e studiato contemporaneamente. A 14 anni dicevo, voglio diventare ricco perché a 50 anni non voglio più lavorare, voglio solo e soltanto viaggiare. Ci sono quasi, mancano 2 anni e l'universo mi sta premiando per il tanto lavoro fatto, perché vi garantisco, vi assicuro, io faccio giornate anche da 18 ore di lavoro consecutive, dormo 3 ore e riprendo, cioè nel senso che il lavoro non mi ha mai spaventato. E questo mi sta dando, chiaramente, non ti godi alcuni momenti, ma la vita poi ti premia quando semini Certo, bene, inizi anche a certo, raccogliere. E la certo. vita mi sta premiando, e mi auguro sicuramente tra 2 anni mi fermerò con il lavoro,
Stavo cercando di realizzare un centro, una comunità dove poter dare sostegno, supporto, creare magari dei corsi particolari e per il resto magari fare anche terapia a chi non può permettersi di farlo diversamente. Oggi, in terza dimensione, chi viene allo studio paga, non ci sono dubbi. Certo. Perché? Perché investo tanto, perché la vita costa, perché mantenere in piedi tutto quello che facciamo costa tanto. Però il mio obiettivo principale è quello di arrivare a poter viaggiare, godermi la vita, godere il mondo, sto formando tanti allievi. Il mio obiettivo anche con loro è quello di passare a loro la parte del lavoro allo studio, la terapia, i trattamenti, in base a quelle che sono le abilitazioni, poi chiaramente, e potermi dedicare solo all'insegnamento con una serie di corsi particolari e girare il mondo come faccio da anni, ma sempre di più, perché è ancora tanto che c'è da vedere. Tranne se prima che non arrivi ai 50 anni, questo Stavo intervento dicendo dall'alto arriva. questo. Il mondo cambia e non avremo più bisogno di viaggiare col corpo perché viaggeremo in maniera Infatti. eterica e non avremo più un luogo fisico. Me lo auguro davvero. Senti, Comunque, avvisaci, cioè quando ti prendono, insomma, vai dove devi non andare, mandaci hai capito? No, qualcosa. cioè, non ho, già stiamo facendo i biglietti per gli iscritti al canale. Qua abbiamo fatto un biglietto Partiamo cumulativo. tutti, Tutti partiamo quelli che tutti. ruotano intorno alle ali del Bruco avranno Si già il parte. biglietto prenotato. Senti, in riferimento a quell'esperienza, perché me lo stanno chiedendo in moltissimi, sto guardando, insomma, le domande della chat, della persona che ha vissuto l'esperienza del rimanere incinta da questa entità. Tu conosci la storia di Giovanna Podda? Come no? Siamo Infatti. amici con Giovanna, proprio qualche giorno fa mi ha scritto, siamo in costante contatto. Ci Giovanna è un altro dei sono. casi martoriata per una serie di scelte, per una serie di particolari situazioni, ma Giovanna è un'altra delle persone che ha vissuto delle esperienze molto intense e particolari. Sì, perfetto. Ma c'erano, cioè, per chiederti, ci sono dei casi di similitudini rispetto a quella che tu hai Sì, vissuto? sì. Sì, Per ok. esempio, i segni sulla mano, Giovanna spesso fa vedere appunto quei segni che arrivano sulla mano, quei tre puntini sono un segnale di corrente. E Sì. poi ce ne sono tanti altri che sono più rari, ma che sono comunque molto simili tra di loro nel mondo. Io dico sempre: se ti svegli e hai una macchina di sangue, ok, va bene, non fa niente. Hai un livido, e vabbè, è sonnambulico la notte, si alza, sbatte da qualche parte. Ma se la mattina ti svegli e ti trovi stampato su un fianco un codice a barre fatto con gli aghi, con un simbolo che nessuno conosce. Diventa un dato oggettivo, cioè là non possiamo dire questo è folle o si è fatto male da solo, perché non è che è così semplice fare un stamparsi un codice a barre con gli aghi nel corpo, cioè, e ce ne sono alcuni di questi casi dove la simbologia e i segni lasciati sul corpo sono palesemente qualcosa di non umano. Nelle ipnosi è venuto fuori che quei segnali erano punti di aggancio con questi aghi che andavano a prendere i liquidi dal corpo, monitoravano, prendevano gli impulsi, quindi erano punti di collegamento. Sì. Però chiaramente sono comunque un dato oggettivo, indipendentemente da cosa siamo serviti, è un dato che non puoi contestare. E quando te ne ritrovi vari in giro per il mondo, persone che non si conoscono tra loro, che parlano diverse lingue, ma che hanno lo stesso simbolo, probabilmente hanno avuto la stessa visita. Assolutamente sì. Altra cosa che ti aggiungo rispetto alle informazioni che stiamo ricevendo, sembra che ci sia un gruppo di persone abbastanza numeroso e io poi ho quel tipo di formazione. In questo momento si sta vedendo tutta segnata più o meno, diciamo, con lo stesso simbolo, che è quello che viene definito in Apocalisse lo sfragis, cioè il sigillo degli eletti. Quindi pare che qualcuno di questi sta per essere segnato, per essere chi si è preso, diciamo, il marchio della bestia, se l'è preso, chi invece non se l'è preso, sembra che abbia in dotazione questo simbolo. Sì, E vi siamo dirò già, anche siamo com'è già. fatto, vi dirò anche com'è fatto, perché me l'hanno ben descritto ed è qualcosa che Certo. richiama moltissimo, non è la croce, ma è qualcosa che riguarda moltissimo al cristianesimo degli origini, cioè i protocristiani usavano questo simbolo, ma ve ne parlerò. Senti, sentiamoci una testimonianza, perché voglio da voi, ecco, perché poi quando parliamo di queste cose arrivano le testimonianze e voglio avere da un'esperta di medianità, un esperto di ipnosi regressiva, un parere su questa storia. Ce l'andiamo a Bene. sentire subito. Dovrebbe essere qui. Vediamo se ci riusciamo. Sì, eccola qua. Un attimo che la monitoro anch'io. Ok.
Buonasera a tutti, io sono Daniela e ringrazio veramente dal più profondo del cuore Francesco per questi programmi che sono meravigliosi e saluto tutti quanti e dico a me succede in certi periodi di sognare gli extraterrestri, sono tutti comandanti di astronavi e provengono da altri pianeti. Posso dire semplicemente che sono anime speciali, anche se sono fisicamente diversi ognuno dall'altro, ma i loro messaggi sono comunque messaggi di amore e sono esseri veramente straordinari. Quando io mi risveglio mi rendo conto che prendere visione che sono ritornata nel mondo materiale è veramente deprimente. E comunque a me succede solo durante il sonno. Non ho mai visto un extraterrestre, non ho mai, non so, visto angeli o cose o altre persone o altre entità. Però durante il sonno sì. E i messaggi comunque che loro mandano è quello che ci stanno monitorando per cercare di aiutare la nostra umanità. Grazie a tutti. E buon proseguimento. Allora, impressioni. Possiamo considerare, diciamo, che anche il sogno può diventare un canale, o comunque lo stato di coscienza non ordinaria nel sogno sia un canale privilegiato attraverso cui entrare in contatto con questa entità, sia dal punto di vista Certo. medianico sia dal punto di vista dell'ipnosi. A te. Beh, fondamentalmente il sogno è un momento di grande connessione perché abbattiamo tutte le barriere, abbassiamo le difese e quindi siamo connessi. In onde delta siamo fortemente connessi anche se non consapevoli. La differenza tra le delta e le teta è appunto la consapevolezza. In teta apriamo le connessioni, siamo in contatto con l'inconscio e abbiamo ancora la mente razionale vigile, cioè la mente razionale è lì, tranne che per il 3% dei casi a livello mondiale dove si innesca un'amnesia automatica. Ma nel 97% dei casi circa le persone sono lì, il cervello razionale, la mente razionale è presente e si apre la connessione per permettergli di vivere immagini, scene, sensazioni, percezioni, rivivificare, rivivere il momento. In onde delta invece no, in onde delta siamo perfettamente connessi, ma non c'è la mente razionale perché siamo completamente immersi in quel mondo. E lì si apre una connessione potentissima. Possono succedere varie cose. Possiamo recuperare immagini, scene della giornata, quindi influenze della giornata che risalgono per creare delle scene. Possiamo lavorare per metafore, per archetipi. Possiamo rivivere scene già vissute o metterci in contatto con una realtà che non è la nostra, l'inconscio collettivo di Jung, dove andiamo a recuperare immagini, percezioni, sensazioni, capacità, dati, eccetera. La risposta alla domanda è sì, è possibile. Che in quello stato si aprono delle connessioni particolari, quindi chiaramente è un canale di contatto, un canale in cui è un momento in cui si riesce a comunicare con i trapassati, si riesce a comunicare con altre entità e magari anche inconsapevolmente uscire dal corpo, perché il messaggio dell'amica Daniela mi fa pensare a questo, che non solo lei è capace di vederle queste cose, ma magari anche fuori dal corpo ed in quella realtà immersa, bisognerebbe andare a capire un po' in più. Ma è possibilissimo. Senti, Mirella, invece tu che hai, insomma, Io intanto ti tanto studiato dico tutti i più importanti, come dire, medium. medium presenti e passati, cosa ci dice rispetto a questa cosa? No, intanto ti dico che ognuno di noi ha un canale privilegiato, quindi chi riceve in chiaroudienza, chi scrive, chi vede, chi nel sogno ha un canale aperto, quindi il sogno e il sonno è il momento in cui ci si connette più facilmente. Alcuni di noi hanno questo canale particolare privilegiato. Poi, a proposito di quello che ha detto l'amica, Daniela mi sembra che si chiamasse, io questa cosa l'ho raccontata qualche volta, quindi può darsi che qualcuno di voi l'ha ascoltata. Roberto Setti, tra i maestri che riceveva, c'era Kempis.
Allora, io ho l'impressione che fosse Kempis. Kempis era un filosofo, era un grande maestro, insomma, che ci ha raccontato tantissimo, ci ha spiegato tantissime cose. Io non riuscivo, avevo questa discrasia dentro di me, non riuscivo a comprendere la differenza tra queste entità spirituali e quindi il nostro chiudere il periodo della vita fisica qui sulla Terra e poi passare in questo mondo spirituale, nei piani successivi, quindi il piano astrale, quello che è tutto il percorso del dopo morte nell'oltre, e invece la vita extraterrestre, gli alieni, eccetera. Mi chiedevo, ma come se ci sono tutte queste vite in altri pianeti, ma noi finiamo qui e andiamo? Non riuscivo. A un certo punto ho avuto una visione e ho visto Kempis che ruotava, girava lentamente e dietro Kempis spuntava Ashtar Sheran. Quindi quello che è stato comunque simbolicamente il messaggio era che comunque si continua a evolvere, magari si passa da qui a un altro pianeta, si fa un'altra esperienza di evoluzione maggiore. Ve la sto portando per come Sì, l'ho pensata io naturalmente, poi non, certo, sì. dopodiché. Man mano che si evolve, non ci sarà poi più bisogno di andare da nessun'altra parte perché finirà questo periodo di esperienza per l'evoluzione e si tornerà all'uno, perché poi noi torniamo all'uno, cioè noi siamo nella dualità, Certo. facciamo tutto un cammino per ritornare alla sorgente e la sorgente ci protegge. Loro parlano di un sole centrale che ci proteggerà anche in questo momento di cambiamento. Continuano a dire non abbiate paura, tutto questo è vicino, il velo si sta assottigliando, ma questo sole centrale vi sarà sempre accanto e vi proteggerà. Vi farà luce, a proposito dei 3 giorni di buio, abbiamo parlato di tante Sì, cose, ma proprio sì, sì. nel messaggio che è arrivato un paio di giorni fa, hanno spiegato molto bene tutto questo e parlavano di questo sole centrale che vorrò però approfondire Allora vuol dire che dobbiamo fare una trasmissione io e te parliamo di questa cosa. di questa cosa. Va bene. Allora, c'è ancora ti faccio sentire, abbiamo finito, ormai siamo agli sgoccioli, però ti faccio sentire ancora una richiesta da parte di un'amica. Buonasera, sono Loredana. Si può avere una email di Vincenzo? Ho guardato il sito, ma non, per il momento non ho trovato nulla per un contatto. Grazie. Allora facciamo così, la mail me la mandi e io ce l'ho già, la inserisco in descrizione a questo video, per cui andate in descrizione e Perfetto. potete trovare il riferimento. Ti faccio leggere altri due Benissimo. commenti riguardo la varietà dei gruppi diversi che saranno in scena nel prelevamento. Vedi che poi noi abbiamo un canale di gente, cioè tutti gli Eh beh, sbandati certo. li abbiamo raccolti noi, tutta la gente proprio fuori di testa, quelli che Ma non si così sono deve presi da nessuna essere. parte, ce li abbiamo noi. Allora, riguardo la varietà dei gruppi diversi che saranno in scena nel prelevamento, mi è stato detto che bisognerà fare attenzione perché ci saranno navi non positive e non amiche che cercheranno di prelevare una parte di popolazione. Poi anche le navi, non ricordo se i buoni o i cattivi, avranno come segno di riconoscimento un triangolo come simbolo sotto lo scafo. Mi fa ricordare molto il caso degli Humo, ti ricordi quella, non so se quel gruppo spagnolo Sì, che sì, aveva sì. un simbolo sotto lo scafo? Grazie per la testimonianza, insomma, era ironico il mio affermare di prima. Anzi, questo canale è fatto con i contenuti che voi tutti ci condividete e continuate a farlo. L'ultima cosa, c'è stato un periodo in cui mi svegliavo ed avevo la sensazione di avere una vita da un'altra parte. E ricordo che cercavo una fiala di luce azzurra sul mio comodino, perché nell'altra realtà era lì. Pensi che possa avere attinenza? E forse qualcosa manipolava nell'altra realtà. Ma senza dubbio, cioè, allora, considera che
noi viviamo delle tantissime esperienze inconsapevoli. Arrivano poi dei momenti in cui questa consapevolezza arriva e come per magia ci accorgiamo di cose che fino a qualche minuto prima non prendevamo in considerazione. Ed è tutto completamente diverso da come lo immaginiamo nella nostra realtà quotidiana. Quindi le attinenze tra cose banali, cose impercepibili e cose invece profonde e importanti molto spesso c'è. Scusatemi, perché non... Si era perso no, Francesco. no, non me l'ho perso. Perché, come al solito, che cosa succede? Quando voi parlate, poi io mi tolgo la cuffia, vado in ascolto sul locale, sento gli altri messaggi. Stavo insomma monitorando un po' di cose e continuano ad arrivare decine di messaggi interessanti. Quindi me ne faccio sentire qualcuno. Beh, Dai, certo. se ha ancora qualche minuto, ce lo sentiamo. Buonasera a tutti, sono Claudia di Rimini. Volevo chiedere a Vincenzo una sua opinione in merito alla possibilità che ognuno di noi viva in realtà in più dimensioni contemporaneamente. Per cui le abduction, in alcuni casi, non sono altro che il ricordo di un evento o di un'esperienza vissuta in una dimensione diversa da quella a cui in realtà sentiamo di appartenere. Grazie. Hai capito che abbiamo un pubblico preparatissimo, cioè sono bombe, Certo. veramente Guarda, ottimo. il concetto di multidimensionalità è un concetto molto discusso, però personalmente penso che sia, da prendere in considerazione. Le realtà parallele, le linee spazio-temporali che si accavallano, presente, passato e futuro, che sono tutte nello stesso punto, hanno una grande parentela tra di loro. E infatti è possibilissimo che noi viviamo un altro noi è in un'altra dimensione che sta facendo un'altra esperienza. Non è da eliminare. E questo perché? Perché quando in ipnosi regressiva vai a recuperare una scena, ti accorgi che ci sono varie possibilità. E come in progressione ci sono varie possibilità, ma quando sei in ipnosi progressiva le vivi tutte, e quindi vuol dire che sei in quella scena. Quindi significa che probabilmente, potenzialmente, tu potrai vivere l'una o l'altra. E comunque potrai viverle tutte e due, andando indietro nel tempo, probabilmente hai vissuto più scene, ok, contemporaneamente, nello stesso momento, perché il tempo non esiste. Cioè, magari il 1800 è ancora lì, c'è gente che vive il 1800, noi ci siamo spostati nel 2020, ma quella parte di esperienza è ancora lì, attiva, ed è tutto un ciclo che ci permette di vita dopo vita evolverci, andare avanti e far passare lo spazio-tempo che ci siamo creati di tipo lineare per una nostra esigenza fisiologica, ma che non esiste in realtà, perché il tempo non esiste, il tempo è circolare. E questo è il Sì. concetto per il quale inventori, che poi non sono inventori, ma sono scopritori, come Tesla, come tanti altri, avevano ipotizzato, creato, realizzato e gli hanno occultato apparecchiature per i viaggi nel tempo, per la trasmutazione, lo spostamento, la decomposizione della materia. Cioè, ci sono concetti che ancora oggi per noi sono non sconosciuti di più, ma che per esempio personaggi come quelli che abbiamo appena citato già nel passato avevano con consapevolezza. Perché? Perché lo stesso Leonardo non ha inventato nulla. Leonardo Sì. Sì. canalizzava quello che realizzava perché andava in uno spazio-tempo diverso, quindi andava in uno stato alternativo di coscienza, andava a prendere cose che già esistevano e le riportava qui. Mozart a 4 anni componeva opere che non avrebbe mai potuto imparare, mai potuto acquisire come competenze a 4 anni. Come faceva a fare quelle cose? Mozart aveva dei canali aperti ed era connesso con realtà straordinarie che potevano essere altre sue vite, quindi esperienze già vissute in altre vite. O con un inconscio collettivo, come lo chiamava Jung, ma lo possiamo chiamare come vogliamo, un contenitore dove c'è tutto e puoi attingere a quelle competenze, proprio perché il presente, il passato e il futuro sono tutte lì. Sì. Sì,
Assolutamente. Però potrebbe anche essere altra possibilità che nella dimensione, nelle altre dimensioni, nelle dimensioni sottili, chiamiamole come vogliamo, ci siano, dato che si continua a fare, a lavorare, a vivere, quella è vita vera, ci sono musicisti, ci sono scienziati, che continuano a lavorare, a sperimentare, a comporre, a creare e mandano sulla terra input a personaggi come quelli che tu hai citato. Certo, Ma possono certo. coesistere le due possibilità. Sì, infatti, Possono dico. coesistere le due possibilità. Sì, Ho senza imparato che dubbio. non bisogna escludere niente, Perché ad bisogna tenere esempio tutto. un ragazzo morto era un militare, Boto Sigwart, che studiò Steiner, questa storia di comunicazione con le sorelle. Lui morì in guerra per ferite di guerra, ma lui era un musicista. Lui comunicò con le sorelle per tantissimi anni e in queste comunicazioni lui racconta che sta componendo di là, cioè sta creando quella musica che lui studiava in vita, di là continua e crea delle composizioni incredibili. E questo succede con gli scienziati, ad esempio. Pare che tantissimi oggetti scientifici, macchine, strumentazioni siano state comunque portate dall'oltre a qui. Sì. Allora, Ci sta, senza dubbio. Vincenzo, allora facciamo una cosa, prendiamo un accordo, nel senso che ci dovrai fare la cortesia di ritornare per un nuovo appuntamento e magari Per me è un piacere. approfondiamo quelli che possono essere gli strumenti alla portata di tutti per in qualche maniera provare ad aprire qualche canale di comunicazione. Ecco, come Come? praticarsi magari non dico un'autoipnosi, ma anche uno stato di rilassamento che possa favorire la percezione di qualche forma di comunicazione. Questo diventa molto interessante. Ecco, penso che Senza una dubbio, persona come quando te ci può aiutare molto in questo. Allora, sono a disposizione. vabbè, figurati, per noi rispondi una porta aperta qua. Se ti sei trovato bene, se poi hai visto che siamo troppo fuori di testa, Oh no. vabbè, lo posso Oh, ma il più capire. fuori di testa sono io, vi posso garantire, quindi Va sono a bene, mio agio. va bene. E allora, che cosa dire se non ringraziare sempre Mirella perché ci dà la possibilità di, insomma, di incontrare queste persone che ci permettono, insomma, di crescere in consapevolezza, in conoscenza, ma poi passiamo 2 ore in straordinaria compagnia e ci divertiamo tantissimo. Ringraziamo Vincenzo per averci portato il suo percorso e Grazie a niente. voi. A voi i saluti adesso, prima a Beh, Vincenzo, a te i saluti. bellissima serata, sono stato davvero bene, sono a mio agio e non lo dico giusto per dire, Mirella è una persona straordinaria, tu una persona di apertura mentale straordinaria e anche di grande competenza, quindi voglio dire, siamo tra di noi. I nostri amici ho visto che hanno una grande preparazione, quindi voglio dire, possono tranquillamente metterci alla prova con la loro competenza straordinaria e quindi questo ci piace perché quando si comunica con persone aperte mentalmente, che hanno una visione del mondo, della vita di un certo tipo, la serata passa in maniera piacevole e possiamo tranquillamente ripeterla. Grazie, grazie, grazie Mirella, grazie Francesco. A te Mirella per i saluti finali. Ok, io vi saluto leggendo le parole di Vincenzo. Siamo un tutt'uno con l'universo e ciò che chiamiamo spazio e tempo sono solo frutto di una nostra percezione necessaria per poter vivere questa esperienza chiamata vita. Apri la mente e potrai viverlo nella piena consapevolezza. Grazie a Vincenzo, grazie a Francesco, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito e ho visto che sono stati numerosissimi. Gli argomenti sono tantissimi da approfondire, quindi sono d'accordo con l'ulteriore puntata con Vincenzo. A presto e buonanotte a tutti. Va benissimo, allora Grazie, grazie a grazie. tutti, grazie a tutti voi e come al solito ci salutiamo col nostro grido di battaglia qui del canale. Siate guerrieri e restate guardinghi, sempre. Buonasera e alla prossima, ciao! Buonanotte. Buonanotte.